Bella Brobsiani, benvenuti in questa cazzo di live. Oh, Brobisini e Brobsiane, sono qui per preannunciarvi un nuovo gameplay su un nuovo gioco che si chiamerà PUBG. PUBG, diciamo che già lo giocai tempo fa su PC, però devo essere sincero, non lo so cosa com'è fatto su PC. Scaricato ovviamente gratis, altrimenti non avrei dato neanche un cazzo di euro. E direi di proseguire. Ma che cazzo? Che cazzo di senso c'ha? Mi è arrivato un messaggio minaccioso. Ok, let's go. Ok. Let's go. Ripeto per la millesima volta, sempre solo let's go, perché let's go è quella cosa che comunque mi fa capire che, non lo so, qualcosa sta andando per il meglio. Let's go, no, secondo me meglio se prima avvio Steam per poi let's goare su PUBG. PUBG è un battle royale come molti sono usciti ultimamente. È un battle royale molto molto, come posso dire, sfizioso, cioè tu ti metti là, ti metti a cazzeggiare e vinci, cioè io non so se ora è in squadra o no, preferirei singolo possibilmente, cioè allora, eccolo qua, quanto è bello, allora, leviamo display capture, uso direttamente display capture, archiviamento 37, gioca, sì, qualsiasi cosa. Ok, no, non dimmi che devi fare l'aggiornamento, cazzo. Oddio, sì, metto tutto sì. Durante l'evento sarà utilizzato Batterai in modo da prevenire individuali utilizzi di software illeciti e così assicurare un ambiente di gioco corretto e privo di cheat. Per questo è possibile che vengano processati i seguenti dati personali, indirizzi IP, identificazione, va bene. Va bene, voglio giocare a sto cazzo di gioco. Se me lo fate giocare, per favore, che non sto più nella pelle. Cioè, io ci ho giocato sullo smartphone. Voglio fare il culo anche qui sul computer, perché io sono Maniac64 e faccio il culo a tutti. Consenti accesso. Perché non me lo fa aprire? Perché c'ho Steam Labs. Oddio, si è aperto sotto. Ma non ha senso. Perché si vede così male? Oddio, che lag di merda. Sta scoppiando praticamente tutto. 1998. Ma cosa cazzo? Inizia editing. PUBG Battlegrounds. Oddio, che canzone eccitante. Confermo e confermo. Let's go. Spero in live non mi venga bannato un cazzo. Minex. Minex. 64 TV, perché la mia è una TV, cazzo. È un canale. Però ho giocato, ripeto, solo e esclusivamente. Devo crearmi il personaggio. Vado di. Ma non è troppo alto il volume? Secondo me è troppo Avatar U-Volume. Va bene così, crea. Carriera, personalizza, nascondiglio, officina, negozio. Volume. Impostazioni. Audio. Principale, audio, musica. Mamma mia, ma che cazzo è? Cioè, se manco è un gioco. Cioè, non dico che non è serio, ma se manco veramente. Ma come cazzo sta? Ma vi riprendete, cazzo? Cioè, ti sparano sta musica proprio, te la sparano. Non in culo, ma nell'orecchio. È sempre la stessa cosa alla fine, che dà fastidio. Nuovo evento, io butto tutto nel cesso, cioè, sincero. Che qua invece ancora non ho capito che traballa sta roba. Cioè, che non devo. Non devo riscuotere un cazzo. Guarda il video guida, ma vaffanculo, io so come si gioca.
Addestramento di base, partita di addestramento, addestramento, cioè io non posso giocare, devo fare a arcade classificata. Per sbloccare tutte le modalità di gioco devi prima completare le seguenti condizioni, che sarebbero addestramento, devo farmi tutti gli addestramenti, vabbè, addestramento di base, vai, preparazione, vai, sperando che possa giocare, Cazzo. cioè, ma è una roba assurda, spero che veramente riesco a giocare. Vai, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Allora, non vedo lag. Non vedo lag. La registra tutto. Ok. Tutorial sui movimenti. Comando di movimento. Questi sono i movimenti di base per sopravvivere nel Battle Royale. Premi WASD per spostarti in qualsiasi direzione e tieni premuto MYUSC per muoverti più velocemente. Alcuni di oggetti di gioco sono troppo alti per essere semplicemente saltati. Per arrampicarti, usa il comando per scavalcare tenendo premuto la barra spaziatrice, stavo dicendo. Allora, tieni premuto la barra spaziatrice. Ok, allora, per saltare, ok, c'è roba easy. Tutorial sulle armi, raccogliere armi, dise che cazzo? Cazzo è? Dise, disseminati sulla mappa, sono disponibili diversi tipi di armi e munizioni. Premi F per raccoglierle da terra o da altre superfici. Scontra a fuoco. Caricare, sparare. Nessuna delle armi da fuoco è carica appena raccolta. Puoi utilizzarla negli scontri a fuoco. Dovrai quindi cercare le relative munizioni con cui caricarla. Non è possibile caricare un'arma con munizioni sbagliate. Mamma mia, sei un poeta. Non è possibile. Premi B per passare da una modalità di fuoco all'altra. Singola, raffica, automatica. Cazzo, cioè sul telefono ti buttano nel gioco e là devi fare i cazzi tuoi. Allora, oddio, mamma mia, Mike Tyson, Mike Tyson. Cioè, ma perché F per raccogliere armi? Che schifo di raccoglimento di armi, veramente. Una roba assurda. Ok, in teoria c'ho R per caricare. Perché il B dovrei usare. È tutto pronto per fare fuoco con la tua arma. Ah no, B devo. Ah, singola automatica. Guarda, per me basta che sparo. Cioè, fotti sega effettivamente. Ah, con questo posso. Con G posso vedere il mio, diciamo, forse inventario. Ah no, è questo il mio inventario effettivamente. Guarda, sfizioso. Sfizioso. Ma posso raccogliere il cazzo che vuoi, cioè posso raccogliere tutto quello che trovo, quindi. Bene. Mi fotto tutto, cioè non me ne fotte. Non me ne fotte e mi fotto tutto, cioè mi sembra giusto ragionare così. Vabbè, così. Ah, non si abbassa però. Non si abbassa. Non si abbassa sto stronzo. Vabbè, così si spara, cioè non è che chissà quanto è difficile. Cioè. Tieni, mira, spara. E che sta a fa? Ah, perché giustamente è 18 vale di più, no? Ah, ok. Quindi così diciamo che puoi avere due modalità di sparo. Però perché non mi fanno proseguire? Colpisci bersaglio in modalità ad 8. Ma che cazzo? Cioè posso fare tipo una cosa del genere. Nell'arsenale a destra la possibilità di riprovare diverse armi. Passa alle zone successive per imparare a usare le armi da lancio. Qua giustamente mi alleno su che tipo di armi. Cioè mi potrei già fare l'idea per un nuovo equipaggiamento, un nuovo inventario, insomma, con le armi che mi trovo di più. Va bene, let's go. Armi da lancio, sfrutta le armi da lancio per attaccare i nemici nascosti. Ciascuna delle armi da lancio seguirà la traiettoria che tu hai impostato. Rimuovere la sicura prima di lanciare una granata di istruzione, no? Troppo sfizioso. Vabbè, io mi prendo le armi da lancio. E poi con G posso anche selezionare, tra l'altro. Cioè, questo non me l'hanno detto. Ah, 5 più 10 non me la lancia.
Lì? Boh, l'ho lanciata proprio a cazzo di cane. Ma non esplode sta puttana. Ah, è esplosa. Premi R per sfilare la sicura della granata mentre prendi la mira. Una volta sfilata. No, vabbè. Che cazzo stai dicendo? Veramente posso fare queste cose. Vabbè, questo è l'armatura. Aspetta però, Brady. Premi 5. Cioè, perché giustamente no, io sono abituato con G, vedo con G stru. Cioè, io quindi con chi stava scritto? Con un tasto potevo già levare la sicura. Tieni premuto, rilancia. Ok, vabbè. Let's go, let's go. Oh cazzo, porca puttana, che paura. Mi sono cagato sotto la mia stessa granata. Molto imbarazzante. Oggetti curativi. All'interno del gioco, oltre alle armi, potrai raccogliere anche un'ampia gamma di oggetti curativi. Per usare gli oggetti, mannaggia Santa Musca. Per usare gli oggetti curativi che hai ottenuto, come il kit di pronto soccorso, chi t'ha morto, sta musca di merda. E le bende, fai clic su di essi nel tuo inventario e premendo le combinazioni dei tasti associati. Kit di pronto soccorso e le bende ripristinano fino al 75% della salute, ma durano e il loro utilizzo e le tue azioni superano una limitazione. Oggetti di potenziamento. Tammurt. Ma no. Combattendo di nuovo contro una cazzo di mosca, io non ce la faccio più. Ogni volta che vengo in live succede questo, che io devo combattere contro le mosche, ma non è una cosa normale. Ora mi sono appena accorto che il computer sta praticamente esplodendo, quindi è un po' un problema. Vabbè, qui che cazzo sono alla fine? Oggetti curativi? Perché è così lento? Cioè, ma che cazzo è? Vabbè, sì, alla fine questo è. Cioè, non è normale che io devo combattere ogni volta con delle mosche di merda mentre gioco. 8 usa. Uso un kit di pronto soccorso 8. Ah, perché mi sono ferito così dal nulla, va bene. E mi sembra giusto. Ok, let's. Depreda oggetti potenziamento come bevande energetiche e antidepreda. Ma che cazzo? Ma come depreda? Cioè, non ho capito, ma non posso semplicemente usare un kit di pronto soccorso naturalmente? No? No, non sia mai. Allora, usi oggetti come bevanda energetica e cosa? Sì, ma Fratimo, cioè, io come cazzo faccio a selezionare la bevanda energetica? Tipo così, usa, cioè, a questo punto. Ma perché non me lo fa usare? Che vuol dire depreta? Che devo fare? Cioè, ah. Ok, riempi l'indicatore del boss giallo sopra la tua barra della salute almeno fino al 90%. Con 0. Però ti spiegano con i numeri, mica te lo spiegano normalmente, come i cristiani normali. Cioè, te li spiegano con i. Che cazzo è il boss? Cosa cazzo potrebbe significarmi il boss? Non. Il boss o il boss?
Per ripristinare la salute al massimo devi utilizzare gli oggetti di potenziamento spostati nell'area successiva per scoprire come rianimare un compagno di squadra. Quindi è come su telefono, oddio. Ma che grafica però, che grafica. Mannaggia la mosca. No, è entrata proprio una zanzara, va benissimo. Sto giro veramente bestemmio, a sta live bestemmio, proprio i santi e tutto. Cioè, così via. Allora. Allora, avvicina il compagno di squadra F per rimanere. Cioè, ma quindi lo posso pure continuare a sparare? Oddio. Non penso che. Oddio. Cazzo. Vabbè. Reviving target, vai. Reviving target. Urliamo il reviving target, dai. Una cosa assurda sto gioco. Oddio, si è rialzato magicamente come una calamita. Hai rianimato il compagno che era stato neutralizzato dal nulla. Hai completato l'addestramento di base. Impara a sopravvivere in gioco con le partite di addestramento contro IA. Cioè, io devo fare le partite di sopravvivenza con l'IA. No, ma esci dalla modalità di addestramento. Mi rompe le palle. Fammi fare una classificata, dai. Ma che è sta stronzata? Impossibile che devo fare un attimo una partita di addestramento per. Ma non mi rompete le palle. Sondaggio, ma che sondaggio? Sto incazzato. Ok, no. Porca puttana. Alcuni file di gioco installati sono corrotti. Esegui la verifica dell'integrità dei file di installazione. Cioè, co come sono corrotti? Questo gioco fa tutto da solo. Questo è un gioco che va giocato. Cioè, fa tutto da solo sta roba qui. Vabbè. Cazzo devo fare adesso? Che 10 su 10? Ma perché sta puttanata che devo fare adesso? Seleziono modalità di giochi a. Che palle. Cioè, contro all'IA. Cioè, proprio il senso. Il logico. Datemi un cazzo di senso a sta roba. Tutti i computer. No, veramente, dovete dire il senso di sta roba. Sono letteralmente tutti i computer. È assurdo. No, proprio il senso, cioè, ma. Perché a farmi fa tutto questo? Ma poi non è normale che questo cammina. No, adesso il telefono è molto più comodo. Anche perché questo qua non si abbassa effettivamente. Ma che cazzo di senso c'ha, madonna. Cioè io non posso fare una partita. Almeno c'è la modalità tipo gameplay, prima persona. No, l'interfaccia dovrebbe stare. No. F salta. F salto. Vai. Let's go. Cioè, allora, atterraggio 2. Usa i tasti WASD per spostare in qualsiasi direzione. Che puttanata a giocare. Cioè, io sto giocando letteralmente con il computer. Cioè, io sto giocando col computer mentre potevano farmi giocare bene. Vabbè. Peggio di Apex Legends sta roba. Vabbè, penso che esiste qualcosa di peggio. Vai, let's go, si inizia a ragionare. Vai, vai. Let's go. Dai. Ti prego, non fatemi fuori. Vabbè, che cazzo mi preoccupa a fare? Sto giocando col computer. Cioè, discesa rapida. Oh mamma, che mostro. Sì, ora spero però che non mi faranno veramente un attimo il tutorial del cazzo, cioè mi incazzo semplicemente, cioè fammi che cazzo è sta roba? Boh, mi sto prendendo tutto a cazzo. Ah, questo mi ricarico. Questa la ricarico. Pasta zaino, raccogli kit. Cioè, sta già arrivando qualcuno. Però, purtroppo,
Purtroppo, ribadisco, sto giocando contro un cazzo di computer, quindi abbastanza triste. Ma come si abbassa sto Cristiano? Cioè, ci avrà un tasto per abbassarsi, no? Con questo cammino, con questo corro e con questo vedi i cazzi miei. Poi, io come mi abbasso? Ah, addirittura con Z. Ah, così posso poi tutte le armi con X. Ah, con C mi devo. Con C mi devo incinerare. Cioè, ma. Cioè, queste sono cose che non mi hanno detto nel tutorial. Fa troppo variare questa cosa. Ma sempre tutta questa roba, no? Cioè, che cazzo. Scambia, raccogli, raccogli. Come raccogli? Ma che cazzo? Ma. Ma quanto c'ho, scusa? Ma a me manca proprio tutto il pezzo di quello. Oddio. Ho messo con V. No, vabbè. Ho messo sul serio prima persona. È una roba comunque bellissima. Oddio, vedo qualcuno. Però purtroppo non mira sta merda. Cioè, mira. Oddio, che bello, ho fatto fuori un nemico. Raccogliamo bottino. Allora, questo me lo metto. Mamma mia, che cazzo. Cioè, ma cosa? Equipaggia. Cioè, ma che cosa cazzo. Sto prendendo tutto a cazzo di cane. Tutte le band qua, che è qua. Cintura degli attrezzi. Ma sti cazzi. Io prendo tutto a caso e vinco. Ma perché funziona così questo gioco, più che altro. Cioè, non è che. È un gioco che funziona così, cioè. Puoi andare tante volte a culo, tante volte no. Cioè, ti può andare bene. Io qua ancora non ho capito perché prima non mirava neanche. Cioè, non mirava manco a pagarlo. Oddio, la padella. Ma io uso uno. Oddio, questo è un qualcosa di impressionante. Ma c'ho pochissime munizioni per sto coso. Cioè, 30 colpi di merda. Invece qua comunque ne ho 63. Quindi vado di questo. Allora, devo raggiungere la safe zone, che in questi giochi mi scordo della safe zone e della cosa che sta arrivando, insomma. Vabbè, sì, voglio raccogliere lo stesso, io raccolgo le bende qui, tanto sti cazzi, e vedo come proseguire, proseguire, se è così che si può dire. Allora, vado di C, allora. Di qui ci dovrebbe essere la safe zone. Cioè, in teoria. Ok. Non ho ovviamente il boost. Sta se qua. Ah, questo. Potenziamento forse. Uso. Dovrebbe darmi il boost. Che è quella barra gialla? Ah, ok. Il boost forse ti serve per. Boh, andare più veloce. Che cazzo ne so. Quindi con V, così e così posso effettivamente cambiare la persona a seconda. La raffica, preferisco la raffica in questo momento. Oh mio Dio, questi mi vogliono aprire il culo, ma. Non sanno con chi hanno a che fare. Oddio. Oh my god. Io non ho capito perché non. Non mira delle volte e delle volte sì, cioè. Stranissima come cosa. Ma vabbè. Questo è tutto quello che ho. Vabbè, così mi abbasso. E ci cazzi miei così praticamente. Oh mio Dio, aiutatemi, aiutatemi, help, help me. Cioè, sto giocando col computer e non sto capendo lo stesso un cazzo, cioè, ora non sto, mi sono buttato qua. Posso andare solo a ruttare, a luttare nelle case. Già sento gli spari, ma non so dove cazzo stanno. Un Kit Kat che la regia che sta restringendo. Io comunque io ne sto andando pure. La zona blu si sta stringendo. Apri la mappa di gioco per trovare la zona sicura indicata dal cerchio. Un cerchio bianco. Il cerchio bianco quale cazzo sarebbe?
Che poi la mappa no, non serve praticamente a nulla, cioè la mappa, non c'è la mappa non M. Ok, questa è la stessa identica mappa che mi appare sullo schermo del telefono. Non dirmi che è quel cerchio là, sono sicuro, quello là rosso. Forse quello rosso sa indicare dove sono, diciamo, dove sta succedendo il bordello. E noi andremo dritti verso questi spari inquietanti che molesti. Ma stanno cercando di sparare a me, cioè, ma io sento gli spari, cioè, sicuro che mi stanno pigliando per il culo e non c'è nessuno. Cioè, è più realistico online. Vedi, non c'è un cazzo di nessuno. Io non capisco. Vabbè. Cazzo, posso mettermi? Ah, vabbè, qui posso montarmi. Cioè, queste armi, insomma, possono essermi utili. Cioè, posso sia potenziare le armi che magari potenziarmi me stesso, cioè. Madonna, ti giuro che sei la zanzara, quella che sta addosso a me sul piede. Mi divento Hulk, cazzo, divento Hulk. Cos'è quella zona rossa? Aiuto. Ma che cazzo sta succedendo? Cioè, me lo date un senso, cazzo. Devo capire che cazzo sta succedendo, perché non si capisce niente. Boh. Vabbè, io qui proseguo lo stesso, cioè regolare la quantità di oggetti per scartare o raccogliere un oggetto in quantità diverse. Premi CTRL per regolare la quantità di. Ma se. Io non so se è la mia tastiera che ha problemi. Boh. Io il bello è che so a fare giro intorno a questo cerchio rosso, che magari è proprio lì che sta succedendo il devasto. Oh mio Dio, ma cos'era? Cosa sono sti rumori molesti? Cosa? Ma cos'è? Un'arma, una mossa finale? Ma che è? È una mossa finale questa. Ma che cazzo? E sono anche nell'area rossa, cioè. Sto nell'area rossa dove in teoria sento spari e cose. Mi sto sfracassando le palle. Ma me ne sto rompendo. Ecco perché non lo devo fare la modalità addestramento con gli AI, come dicono loro. Che poi, dopo questo, c'è ancora un altro addestramento, cioè. Se lo sapevo, facevo prima l'addestramento e poi lo eseguivo in live. Ma non c'è lo stesso nessuno. Si vede proprio che sto giocando con il PC. Non c'è nessuno. Ma chi è? Ma veramente? Ma che cazzo stai di? Giuro che se mi arrivi. Ma che sta succedendo? Aiuto, fammi mettere a riparo. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Il PC mi vuole fare il culo! Ma forse l'area rossa indica effettivamente quando c'è tipo boh. Ma che cazzo devo fare? Giuro che non sto capendo letteralmente un cazzo, cioè. Mamma mia. Ma non c'è un cazzo. No, io non ce la faccio. Io non ce la faccio proprio. Procedi verso l'area indicata sulla mappa entro 3 minuti. Mi sto facendo le palle tante. Cioè proprio che se ne stanno cadendo. Cioè io ora proprio le raccolgo all'interno dei calzini.
Io sto letteralmente solo camminando a sta prima partita. Cioè, qual è il senso di sta sozzim, di sta puttanata? E poi mi sono vestito anche da frocio. Cioè, quello tenevo dei vestiti da frocio. Mi dissocio, non c'ho niente, però non c'ho niente contro nel 2023 cheat da ancora. Bello, bello di quando sei un canale e resti un canale di merda piccolo, vuoi dire veramente, puoi dissare tutti, tanto cazzo vuoi che lo venga a scoprire. Vaffanculo a tutti gli streamer italiani, il best sono io, Minex. No, vabbè. Ok, sento già un po' di più di movimento. Il cerchio si sta chiudendo, quindi in teoria dovrei essere contento, ma non so dove che sto andando, cioè dove sono i nemici. Ne ho fatto una kill fino ad ora, cioè una fottuta kill. Qua sono sparati tra di loro. Quanti? 42 ancora in vita, cioè dovrei fare tutte e 42 fuori io. Cioè, ma vaffanculo. Quindi la zona rossa sa, cerchiamo magari le cose che di bombardamenti, queste cose qua. Ah, combi automatica, cioè che vuol dire automatica? Ma non ha senso. Questa parola sarà per tutta la live, perché dopo devo fare un braid, quindi dirò di sicuramente non ha senso. Allora dicevo che sta restringendo, ma cazzo, cioè io sto già qua, no? Io scommetto che se rimango immobile. Ok, io ora salgo qua sopra. No, non posso salire qua sopra. Allora salgo qua sopra. Poi risalgo qua sopra. No, non posso salire qua sopra. Ma che cazzo dovrei fare allora? Ma poi perché c'ho pure gli orecchini? Ma che cazzo è diventato questo? Diventato masochista. Fatto diventare il mio personaggio masochista. Vabbè. Comunque si vede proprio che è roba russa. Cioè, questi solo i russi ci possono giocare sta roba. Come pure a Counter Strike. Cioè, questa è proprio roba russa. E io voglio quella automatica. Come funziona quella automatica? Vabbè. Fammi vedere qua. Oh, ma no. Non c'è nada. Cioè, non c'è lettera. Io pensavo che PUBG. Ah, per il telefono era già sfizioso di suo. Ma voi mettete pure sta roba, mamma mia. Cioè, mettete fare una partita. Ma capite che cazzo significa fare una partita con il computer? Letteralmente non trovi nessuno. Cioè, ma che cazzo? Poi qua perché certe volte si apre il menu di Steam e certe volte si apre il menu del gioco? Non ha senso, aiutatemi. Aiutatemi a capire come uscire da questo abominio di gioco. Oddio, stanno a sparare. Ma cosa? Cioè, non capirai mai nella vita che cazzo. Madonna mia, non ce la faccio più. Madonna, come faccio? Quando finisci? Ora è 34 in vita. Ma so io che non so. Allora sono io che non so giocare. Io cammino e questo è bello. Vado a caso. Ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Come cazzo volete che io proseguo e faccio sto abominio? Cioè, questo è un abominio di ciò, cioè. Oh, non so nemmeno come si dice abominio, cioè, insomma. Cioè, non c'è nessuno, non c'è nessuno.
Oddio, 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 cazzo, oddio. Oddio. C'è solo io. Buono, non. No, vabbè. C'è letteralmente un cazzo di nessuno. Ma uno come fa a giocare sta merda di gioco? Come cazzo fai? Come cazzo pretendi di giocare un gioco? Cioè, a fare questo allenamento di merda che non serve a niente. Impara a giocare, ma vaffanculo, impara a giocare te. Cioè, è proprio assurda sta roba, cioè. Vedi, perché si apre la schermata di Steam? Cioè, a me si apre la schermata di Steam. Cioè, due cose, clicco un tasto a caso. Ah, forse tutte e due. Ah, ok, con tutte e due si apre Steam. Tipo con... Se premo entrambi si dovrebbe aprire. Cioè, si apre Steam. Le mani sporche quasi. Cos'è questo archiviamento adesso? Questo è il cerchio. Sono 25 in vita. Io non ho fatto un cazzo da quando ho iniziato la partita. Ho fatto solo una kill. Perché un computer, cioè un personaggio. L'IA, come si dice. Mi scoccio proprio di IA, IA, IA. Ma che me ne fotte dell'IA. Cioè, vedi, manco. Manco puoi trovare nessuno. Io non lo so da dove vengono si spari. Ma sto mosciando proprio. Cioè mi sta venendo un attacco di qualcosa. Cioè non ha minimamente senso. Ulak! Russ! Proprio russo, ma pesante. Ma posso guidare? Posso guidare manco il ca. Ma... Ah, con C. Tengo manco una granata. No, ma è una roba mus... Cioè... non comment. Non commento veramente. Dai, ti prego, fa che stanno qui. Ma non vedo nessuno. Cioè, non c'è nessuno. Non c'è un cazzo di nessuno. C'è pure lo smalto, ma cos'è il Resort Chemical? Come cazzo apre le porte? Aiuto! 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 Cioè, guarda, con tutto che vengo qui... Dimensione, ridimensione... Quel cazzo di... Cazzo di senso qual è? Macchine tutte scassate. Nemici che non ci sono, che stanno uccidendo a vicenda. Io non ho fatto. Lo ammetto, non ho fatto un cazzo.
E bello è che questo gioco, da quello che vedo, dalle texture che ci sto pensando, da quel che vedo, il gioco richiede anche ancora di più un computer. Comunque, perché guarda come cazzo è fatto male l'erba per terra. Cioè, si vede che mi hanno messo, che hanno messo configurazione automatica del gioco, della grafica. Cioè, si vede che ci manca qualcosa. Cioè, vedi, io posso sta fermo anche qui. Sento solo gli spari e basta. No, io almeno una partita online me la devo fare. Per vedere se è proprio così che sono io che boh, che senza volerlo magari scappo. Oddio. Che cazzo ha fatto? Oddio, in prima persona è un mostro questo. Scavalca tutto in prima persona. Perché, scusa? Invece prima no. Cazzo, 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 cazzo. Non voglio stare qua. Cioè, guarda nulla. Il nulla. Il nulla. Il nulla. Il nulla. Cioè. Ma qualche problema. Ma. Che cazzo. Cioè. Oh, non ce n'è uno! Ma mi incazzo. Non ce n'è neanche uno. Ma quello tipo lo devo sparare. Perché non. Oddio. Cioè, ma qual è cazzo il senso? Scusa. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. No, no, devo fare un attimo. No, vero, mi sono scordato di fare pure una cosa in realtà. C'è un cazzo di nessuno, non è normale sta roba. Oddio, mi stanno sparando. Mi stanno sparando. Stanno sparando. Mi stavano letteralmente sparando. Boh. Ogni volta che prendi il telefono. Ok, no, elimina. Boomerang. Ok, dovrebbe essere top come storia, tanto. È giusto un modo per avvisare che sto in diretta. Twitch streamers. No. Cioè io posso stare qui senza che questi stronzi, insomma, mi cogliono, mi prendono. Compilazione automatica, qua, come? Cioè, vedi, io ora sto fermo, eh? Cioè, non so, io sto col telefono, ma non mi fanno nulla, fa troppo ridere sta cosa. Cazzo, ma nel blocco note, mi devo. Ah, eccolo qua. Copia il cazzo del link. Copia il cazzo del link. Copia il cazzo del link. Cazzo, la devo fare prima sta storia. Cioè, io sto in mezzo del prato qua. Ha voglia di starci. Ha voglia di starci. Buonanotte. Cioè. Ma sei. Cioè. Big squedo. Big squedo. Buonanotte, cioè, vi devo dire. Boh. Cioè, quindi è finita. Sono rimasti tre in vita. Ho fatto la storia e non c'è niente. Partita infinita, cioè, spero di no, dai.
Partita proprio infinita, no? Che gioco di merda che stanno a scegliere comunque come free to play, eh? Non aspettavo più sfizioso, più bello, più normale, più game, cioè, ma in realtà qua non c'è niente, è meglio online, sicuro. Cioè, allora, due delle cose, come stanno cercando di sparare a me? E vabbè, buonanotte, buonanotte. Se devo aspettare che questi qua mi... Ma come ca... Ma quel pezzo di merda... Dove cazzo sta? Dove è merda? Usa. Perché non mi fanno guarire? Non mi fanno guarire. Ma è quello per caso? No, non è quello. Ah, eccolo il foglio. Ancora non ho capito se è online. Si è nascosto da dietro. Pezzo di merda, ti ho visto che si è nascosto da dietro. Non mi fa rincazzare. Oddio, due uccisioni. Ma il prossimo dove cazzo sta? No, comunque che è sta merda? Raffica. Ma dov'è? Perché quelli camperano, dato che sono dei pezzi di merda, camperano. Dove cazzo sta? Ma io non vedo nessuno. Non mi fanno usare neanche la benda. Cioè, vincitore così. Che bello. bella merda. Beh, complimenti con Quesk. Cioè, sincero, vai alla lobby. Sì, no, confermo. Cioè, hanno messo pure Peaky Blinders. Gioco di merda. Cioè, così proprio di merda. Così non andiamo da nessuna parte. Cioè, non mi intrattiene proprio. Ottieni, no? Cioè, senza successo, no. Non mi fanno fare ancora niente. Per sbloccare devi prima completare le seguenti condizioni. Che le seguenti condizioni, che cazzo sarebbero? Addestramento di base, addestramento. Addestramento in corso. Scatto le modalità di gioco di più di prima completare le seguenti condizioni. Completare addestramento di base. L'ho completato. Completa tutti gli esercizi adesso con IA e gioca a 10 partite. Gioca con l'IA e gioca a 10 partite con l'IA. No. Ho fatto una grande puttanata nel portare sta merda di gioco. Cioè, veramente passerei esclusivamente solo a... Dedicherei questa live solo ed esclusivamente a Lara Croft. Ma dato che tra poco è giusto un'oretta di merda che mi sono fatto sopra sto gioco di merda che non aprirò mai più, lo disinstallerò. Anzi, lo devo disinstallare esclusivamente. No, mi sta sulle palle. Meglio sul telefono. Meglio sul telefono, cazzo. Meglio sul telefono. Perché sul telefono stai per cazzi tuoi, giochi quando vuoi e non ti fanno fare tutto questo. Non ha senso, non è normale. Quindi io penso di passare al retro. Sincero, che ne so. Soltanto alle 7, fino alle 9, io dicevo a Tomb Raider. Caspita, lo finisco pure Tomb Raider. Cioè, ma perché devo mettermi a perdere tempo adesso a giocare col computer 10 partite?
Cioè, te lo dice pure, missione di tutorial addestramento in corso 2 su 15. 2 su 15, cioè, perché sono 10 qua e poi tipo qua non so, seleziona una modalità di gioco. Partita di addestramento. Ah, sarebbe questo. No, questo l'ho già fatto. Questo invece non ho capito. Addestra addestrati fin tanto che se ne sentire bisogno di attori. Ma vaffanculo sta cagatella di gioco. Madonna al desktop, eh. Fammi disinstallare sta merda di gioco. Disinstalla sta merda di gioco. Pezzo di merda, mi ha fatto perdere solo tempo. Mi ha fatto perdere tempo sto gioco di merda. Farlight. A sto punto passo su Farlight. Che Farlight tra l'altro. Vabbè dai, passo su Farlight. Eh no, perché poi dopo se gioco a Farlight alle 8 dovrei connettermi poi per giocare a. Perché ancora che sta qua disinstalla sta merda, cioè. Ok, ora. Rimuovi dall'account. Grazie. Ok, vabbè. Tutti i giochi che comunque devo portare. Brawlhalla per esempio, sì, bello. Bello Brawlhalla, bello. Io dico di andare sul retro. Almeno sul retro continuo il mio fantastico game Tomb Raiders, cioè praticamente ho dedicato solo a Tomb Raiders. Mamma mia, meglio se rido anziché piangere, perché veramente c'è da piangere qui. Tra varie cose, meglio mettersi così per cazzi propri. Ok, let's go. Io desidero giocare. Aia, vaffanculo, sto tavolo di merda, questi spigoli di merda mi ha fatto scassare il braccio, vaffanculo. Let's go con Tomb Raiders, però prima devo collegare il joystick che è la cosa fondamentale per proseguire questa live. Eccola qua. Oh, ok, grazie per la visualizzazione su TikTok, Probisiani. Ok, dai bro. Dai bro, accenditi, dai bro, connettiti, bro. Spero che non si è scaricato sta merda. Ma fanculo se è connesso a quella merda di Steam. Humbly plancia. Non ce la faccio più, lince balla lancia. Cioè, vedi. Ora scommetto che. Aspetto qualche secondo. Lo cerco di ricollegare. E scommetto che poi non funziona, giusto? Giusto, mi stai dicendo questo, che poi non funzionerà. Sta merda. Ma che cazzo? Ah, ok, si è collegato finalmente. Let's go con Tomb Raider Last Revelation. Un gioco che mi sta gasando tantissimo. Lo apprezzo tantissimo. Un game veramente fatto come si deve. E let's go con Tomb Raider. Tomb Raider the best. Tomb Raider is a wonderful game. No, a parte gli scherzi, è bello. Mi gasa come gioco. Penso che comunque se gli dedico tutta la live riesco ad arrivare a un punto, non dico quasi alla fine, ma almeno a metà gioco. Ok, sì. Ricordo che ero arrivato qui. Dove? Stanno gli scheletrini che rompevano le palle che l'ho fatti fare una brutta fine. Meglio non mettersi contro al Big Minex. Ok, metto il microfono un po' più così perché mi sta dando fastidio il filo. Dove merda mi devo mettere? Ah, ok. Ho passato il braccio da sotto. E let's go. Allora, qua non c'è niente. Mi ricordavo bene che non c'era niente qui. Ok, qui penso che ho preso tutto e qui invece non so che cazzo ci potrebbe essere effettivamente. Ah, ok, me l'ho scordato, quindi dato che è l'unica parte che posso esplorare. Ok, allora,
Salgo indietreggio. Poi qui ci dovrebbe essere una via. E qui invece mi sono scordato cosa c'è. Ah, ok, qui non c'è niente, ma non so cosa servirebbe questa clava. Vabbè, io proseguo di qua, me la sbatto. Ok. Mi ricordo che qui c'era un cancello che tu potevi aprire manualmente, senza problemi. Che fantoschiena che tieni, Lara. Tipo, questo si apre con il piede di porco, ma poi non lo puoi usare più il piede di porco, quindi... Cioè, il piede di porco veniva usato esclusivamente qui, giusto? No, ce l'ho ancora. Strano che non si può usare nemmeno un'altra porta. Sfizio. Sfizio sfizioso. Sfizio sfizioso. Let's go. Ok. Ok. Ah, ok. Cioè, qui praticamente appari. Ah, cioè. Ora mi incazzo veramente perché è una nuova area. Devo prendere la moto. Devo fare un sacco di cose. E questi mi stanno facendo proseguire praticamente senza meta. Cioè, senza un senso mi fanno proseguire sti pezzi di merda. Vabbè, che poi si può anche tornare indietro, quindi proseguo di qua. Non voglio uscirci pazzo. Cioè, se devo fare questa strada, faccio sta strada. Ah, bene, sì. Ci devo pure cadere. Cioè, devo pure cadere. Ma tu guarda se è normale una cosa simile. Cioè, non è normale una cosa simile. Ma qua non succede praticamente un cazzo. Non lo so se qui ci devo venire con qualcosa. Se devo fare qualcosa. Boh. Non lo so. Non so. Non, cioè, non so che cazzo è sta roba. Boh. Scusa. Quindi dovrei. Ma tipo, no. Secondo me qui devo usare qualcosa. No, non appare il menu che ti consente di usare gli oggetti vicino agli oggetti. Ma che cazzo devo fare allora? Va bene, ho capito come funziona sta parte. Ci ritornerò se mi ricordo la prossima volta. Grazie per la perdita di tempo. È stato un piacere. Sto uscendo pazzo. Questi sono gli effetti collaterali di PUBG. Vai. Tanto c'ho tutta una cazzo di live da dedicarti, Lara, quindi... Quindi qui ci devo ritornare in un other moment. A questo punto caricavo e riniziavo da qua, cioè vabbè, ma sono io, quindi per questo non l'ho fatto, solo perché sono io non l'ho fatto a sta roba. Ok, ma come risalgo? Cioè, non c'è nessun, ma come non c'è nessun sistema? Ah, vai, let's go, let's go, let's go, let's go. Quadrato, quadrato. Mamma mia, a malapena, a malapena. Ok. Allora, qui praticamente che cosa succede? Succede questo, che lì è chiuso. E nell'acqua, una volta che vai in acqua, ti devi esplorare anche quella zona lì, mentre poi c'è tipo un tempio che sta lì effettivamente, perché poi vai qui e non c'è un cazzo. Cioè, c'è questa porta. Cioè, io ora ci riprovo giusto per curiosità. Ci voglio riprovare per vedere se magari era un bug. No, non puoi fare niente. Cioè, nada, nada of nada. Quindi, vabbè, continuo qua.
Let's go! Vabbè, niente, tuffo, 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 tuffo. Tuffiamo, sì. Guarda, mamma mia, se facevo testa e cosa. Cioè, se morivo, mi incazzavo. No, no, veramente. Se morivo mi facevo come una bestia. Ok. Ah. Mi devo avvicinare di più con lo schienale, altrimenti sarebbe un po' un problema di giocare, continuare a questa roba. Ok. Allora, mannaggia, Sanda Zanzara. Ah, qui non posso stesso interagire. Ci fanno ridere se strade non senso. Come in ogni Tomb Raider, no? Metto tante cose, però almeno ripeto, questo si capisce, cioè ti fanno capire cosa fare, dove devi andare, cioè ti fanno capire tante cose. Che magari nel 3 e nel 2 hanno mancato. Essere coerenti, la coerenza. Essere coerenti nel fare un percorso, cioè non erano coerenti di certo quelli degli altri Tomb Raider. Anzi, erano molto meno. Cioè, non si capiva un cazzo, raga. Uno conosce a memoria il Tomb Raider 2 e il Tomb Raider 3, oppure di voti il 4 e l'1. Mi sono gasati, cioè. Cioè, mi hanno gasato, non è che mi sono fatti gasare. Cioè, sono fatti bene i Tomb Raider. Sono fatti pure bene da quei tempi, perché era tipo la grafica mozzafiato che tutti sognavano. Vai il ca un bel paio di volte. Vabbè, magari qui. Ma che devo fare? C'è proprio il senso. Ci do dal tetto devo guardare. Ma veramente, cioè dal tetto. Ma come dal tetto? Ma che cazzo è sta roba? Io non sto capendo manco il cazzo. Cioè, sincero. Sì, vabbè. Mamma mia, che mostro. Che mostro, che boss, che grande. Ok. Quindi è meglio dal tetto, io il tetto, cioè ora oltre, cioè dovrebbe tipo continuare da qua, cioè però lei non si arrampica, cioè non ci arriva proprio. Cioè è inutile che ci riprovo, non ci arriverà mai, ma neanche da qui. Che tu casomai... Ah, provo, eh. Oh, però non aspettavo che ci riuscivo, mai. Mi aspettavo qualcosa di peggio. Ma qui come cazzo dovrebbe funzionare, scusa? Ah, cioè, ma... Ma me lo spieghi il senso? Pensavo che qua sopra ci fosse qualcosa. C'è sto cazzo, c'è sta minchia. Ma cazzo. Ma che cazzo. Aiuto. Allora, e invece dai, riesco a fare quel salto, riesco a farlo. Riesco. Cioè, va a vedere, non c'è niente, ho fatto tutto sto casino per senza niente. Cioè, ma ho buggato il gioco, quindi. Sì, sono riuscito a buggare effettivamente il gioco. Ma quindi qui posso provare il trucchetto che tipo... No, vabbè, se ci riesco. A culo, tra l'altro, lo clip istantanea. Cos'è, forse un po' più... Più dentro, cazzo così. Dai, deve uscire il bug. Se
Sempre se funziona, se l'hanno levato, boh, lo sto facendo a caso. No, non esce. Vabbè, ora che ho esplorato tutto, posso andare a esplorare finalmente la spiaggia che sta qua dietro. Effettivamente. Che cazzo, era ora. Ora qua pure ho visto però tante cose, tante porte. Io qui pure ho visto tante porte diverse. Entrate. Allora, ci abbiamo un'entrata sotto alle grotte. E tipo lì c'è una porta ma è chiusa. Allora direi che, beh, se vado qui per esplorare un po' la zona, effettivamente. Non è un segreto perché altrimenti già faceva il din din din. Cosa cazzo sia quella roba lì? Per prendere quindi aria per respirare. No, assolutamente. Cioè, non c'è praticamente un cazzo. C'è roba tipo. Ah no, tipo dovresti infilare che cos'è? Oddio. Oddio. Ma cosa cazzo ho appena assistito? Cioè, perché ti staccano il livello così all'improvviso senza nessun. Senza un'apparente ragione ti staccano il livello. E ti fanno credere che c'è qualcosa. Dove cazzo hanno messo lo spiraglio per respirare? Sono proprio pezzi di cacca. Cioè, guarda caso, c'è anche. Ma. Cazzo, questo sale mi mangio. Non si può ammazzare in qualche modo questo pezzo di merda. Vai, vado di fucile. Ma non. Non funziona, non mira. Io però vorrei salvare perché non sto salvando da un sacco di tempo. Ma posso tornare indietro nel livello, magari, non lo so, per esplorare altre cose? O c'è proprio la corrente che mi impedisce? No, c'è proprio la corrente che mi impedisce di andare. Oh, ci sono quasi però. Ma no, questo è quello squalo brutto che sta. A Spiro, stavo dicendo. A Nemo. Enemo. Io mi esploro per cazzi miei se grotte sotto marine. Che poi tra l'altro non c'è veramente un cazzo. Mi devo fidare un po' di più delle strade di Tomb Raider. Oh. Guarda, subito arriva il pezzo di merda. Cioè, praticamente qui non. Non c'è. Vabbè, infatti sopra non ho esplorato neanche qua. C'è nulla. Non c'è nulla. Cioè. È una roba proprio assurda. Vedere qui invece. No! Allora, ci sono. Ci sono. Alla facciata dell'entrata ci dovrebbe essere tipo. Cioè, ci sono tipo delle cose che ti cercano. Non lo so, sono due strade che a me sembrano un po' uguali. Che poi ho saltato del tram e tutto un livello prima. Cioè, io sto indovinando tutte strade le sto indovinando io. Oddio. Qui vabbè, mi ha messo sicuramente qualcosa. Senti, però sto coso mi ha rotto le palle. Questo è come la zanzara che mi sta mangiando. Ti manda in esaurimento nervoso.
Pezzo di merda, vai, scappane. No, qui è la stessa identica cosa, ma posso premerli? Cioè non succede nada, un cazzo. Il senso. Dove? Perché questo stronzo non viene più, eh? Che si mette paura? Sono qui, sono qui. Sono qui, sono qui. Non si fotte proprio. Vabbè, salgo. Strano, 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 strano. Ci sto finendo livelli su livelli. Io proseguo, tanto deve avere un inizio e una fine sto gioco, quindi è impossibile, cioè cazzo, è impossibile. No, non mi dire che è di nuovo la spiaggetta di prima. Ma che cazzo di senso c'ha tutto ciò? Sono stato risputato e ho viaggiato per tornare indietro. Ma che cazzo? E poi la moto, che cazzo di senso ha metterla là se qui poi ci sono vari tempi che ti fanno cambiare di... Cioè, tipo se apri quella porta... normale che ti fanno cambiare totalmente livello, totalmente aria, quindi vabbù. Allora, cioè, io è bello che vado a indovinare proprio le porte giuste. Cioè, è una cosa assurda. È una cosa proprio veramente assurda. Allora, ricapitolando, rifacciamo tutto. Allora, qui niente, cioè, zero, nada. Poi qui manco niente. E lì però c'è un muro. Un'entrata finalmente, qualcosa. Qui? Anche qui c'è. Anzi, c'è molto di più. Qui posso anche salire in realtà. Ah, andare dall'altra parte della porta direttamente. No. Volevi. Però comunque posso andare oltre alla porta. Vabbè. Dai, Probusiani, non mi fate. Allora, no, aspetta. No, 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 io se non faccio così qua giro sempre a vuoto e perdo sempre tempo. Qui invece... Oh, perché? Perché fare una cosa simile? Non ha... Ormai... Devo calcolare altre volte, ho detto non ha senso. Oddio, finisce il livello. Quasi sicuro, sicuro finisce il livello. Ah no, perché c'hai pure le cose qui. Vabbè, magari devo raccogliere qualcosa finalmente. Qualcosa di... Ti prego, non futile, ma di utile. Fammi sta grazia. Fatemi sta cazzo di favore. Ma tu guarda che dovevo andare a passare questo gioco. Oh, sempre non c'è niente, sempre non c'è niente. Boh, tutto strano, stranissimo. Ma vabbè, qui manco c'è un cazzo. Allora, ma me puzza troppo sta cosa. Ho esplorato tutte le zone, qualsiasi cazzo di zona ho esplorato, ma comunque dal risultato e non ottengo niente. Io ho l'impressione che devo andare a scassinare la porta che mi condurrà poi alla moto, perché non c'è praticamente niente qui. A me sembra tipo un open world fatto male, comunque. Non per dire. Cioè, non per
Niente, cioè, sicuramente devo tornare, cioè, perché è l'unica strada qua, questa qui che sta sopra di me. Cioè, sicuramente quindi devo fa una cosa simile. Ecco, infatti. Perché se non c'erano le scale che ti facevano risalire, io giustamente mi concentravo di più per capire come ritornare indietro, se c'era qualcosa da fare, però non c'è niente da fare. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è la moto che effettivamente sta al di là del cancello. Meno che... No, vedi, non puoi fare niente. Tipo una spiaggetta. Qua secondo me ci devo venire molto più dopo. Secondo me. Io ci provo a ritornare questa. La moto. Cioè, perché altrimenti qua ho un problema a proseguire. Che perché ci sono qui invece altre porte che non si vogliono proprio aprire. Cioè, qua non si aprono. Qua non si aprono proprio. Cioè, vabbè, a parte il fatto che qua non so per quale oscuro motivo dicono che... Cioè, dicono... C'è cioè, tipo la zona, boh. La zona è la stessa alla fine, cioè sembra strano, manco questa porta si apre, quindi l'unico obiettivo in questo momento mio è raggiungere assolutamente la moto. È l'unico obiettivo che ho e lo voglio portare a termine, cioè voglio cercare comunque di proseguire, altrimenti qua... Come lo finisco? Io l'ultimo filmato che ricordo è che Lara doveva impedire a Foncroy di, appunto come al solito, di impedire di prendere l'artefatto che distruggerà il mondo, quelle cose lì. Solo che mi hanno sparato tantissime strade che mi sono perso. Tra cui c'è proprio la strada, cioè c'è la parte iniziale che non ci sono ritornato più. Ma di qua. E dovrebbe uscire di qua. Da queste parti comunque ci dovrebbe essere la strada. Sì, qua. Sì, però potevo pure evitare di scapezzarmi e fare una brutta fine. Allora qua. Più che altro se devo rifare poi tutto da capo è molto stressante. Lo stress alle stelle proprio. Vai, vai, più veloce che sai, ok? Very nice. Scusa, qua? Ma perché facevi il giro, va il senso? Allora, questo è il fantastico livello di merda che mi ha portato qui. Ah, vero, ci sono... Mi sembra che devo... Che... Ma non c'era il filmato che... Ah, qua. Giuro che se non riesco a trovare quello che devo fare... Non dico che lo levo di mezzo a sto gioco, però... Cazzo, cioè... Ma porco cazzo, cioè chi? Vabbè. Allora, prima di tutto c'è la leva là che ancora non si sa come si prende. Uno, due. Qui, mai capito che cazzo devo fare, se si apre questa o è l'unica cosa che mi viene da pensare andare vicino al motorino, va. Cazzo. No, perché devi prendere... Lo devi prendere in culo, giusto? Cioè, boh, non lo so che cazzo devo fare. Non lo so, veramente, veramente. Non lo so. Non concepisco l'ideologia di questo livello. Non...
Ma posso parlare lo stesso con questo? Sì, posso parlare, magari mi dice qualcosa di... Lara, ho fatto parecchie Ah, ricerche a Roma meno male. ed è probabile che alcuni pezzi dell'armatura si trovino all'interno delle stesse catacombe. Fai attenzione. E giungono voci che anche gli uomini di Fonkoi setacciano quei tunnel. Apparizioni di setti iniziano a manifestarsi nei luoghi di culto antichi della città. Devi muoverti a trovare la libreria. Devo quindi trovare... Ma la libreria l'ho trovata. Scusa, non è questo. Questa è la libreria. Ma io mi cazzo faccio ad andare lì? Già l'ho trovata la libreria, e questa è la cosa bella. Che la libreria è qui, non era... Aiutatemi veramente. C'è qualcosa che devo spostare sicuramente per raggiungere quella leva. Non può sbucare un... Non può sbucare niente. Chi sbuca qualcosa da sottoterra? La libreria devo trovare. È che poi qua manco ho capito alla fine a che cosa serviva sto posto. Boh. Ma qual è il senso? Ma quale cazzo è il senso? Ma dove? Ma cosa? Cioè, non... Veramente, ma... Non diciamo puttana. Cioè... Allora... Se mi fanno andare là, ci sarà un motivo, no? Allora, a parlare con quello è un po' impossibile. Cioè, è impossibile che devo riparlare di nuovo con questo perché... Ma la libreria questa è la biblioteca, questo è coglione allora. Cioè, questa è la libreria, la biblioteca, cazzo, dice lui. Devi muoverti a trovare qualcosa. Ma qui c'era un kit, non l'ho mai visto. Hanno munizioni, munizioni. Oh, non l'avevo mai visto, stava lì proprio. Devi muoviti a cercare la libreria, ma cazzone di merda, no? Pezzo a pezzo di merda, sì. Il problema è che queste assi, quanto ho capito, vedi, cioè sono invisibili, non esistono. È frutto dell'immaginazione di Lara, secondo me. Non esiste questa barriera, perché era perfetto. Ah no, perché anche se mi arrampicavo, a me serve proprio una cosa che mi fa saltare e mi fa raggiungere quella merda di leva. Prova un attimo qua. Poi non ho capito se questo è maltempo, il gioco è fuori. Io sento miagolare. Cioè, vedi, pure lì il fatto che... Non lo so che cazzo volevano fare. Allora, fammi vedere se riesco a fa... No. Perché la leva, come si può ben vedere, mi sbatte via. Cioè, mi spinge. Quindi, neanche la leva posso riuscire ad arrivare effettivamente alla leva. Cioè, non ci riesco proprio ad arrivarci. Non ci posso arrivare neanche frontalmente. Non lo so. Boh, allora, io ritorno, ripeto, ritorno qua che devo fare. A me sembra veramente molto, molto strano questa cosa che non riesco a trovare un punto in cui uno dice, casomai, ah, finalmente, cioè, non ci arrivo. E questo è il mio problema. Non ci arrivo. Mi posso impegnare quanto voglio io, ma non ci arrivo. Ed è
Uè, bella bro. Ma bella, Bradimo. Che sorpresa. Tutto bene, bro, tutto bene. Buonasera, buonasera, bro. No, che parlo vicino al microfono perché è un modo per farmi sentire di più la mia bella voce. Non si vede la bocca, non fa niente. C'ho la bocca al microfono, fra. Era un po' che non passavo. Bella bro, come va? Come va? Come va? Fammi sentire un po' di racconti brobsiani, dai bro. Tu tutto bene? Faccio come a Pasquale pratico. Come va? Tutto bene? C'ho oggi mi trovo. Vabbè, in realtà è anche un modo per avere una buona qualità di audio della mia voce, in realtà, ecco perché da settembre ho studiato parecchio. Si vede, bro, si vede, si vede. Cioè, si vede nel senso che sei stato impegnato e continua così, perché fra lo studio ti riesce a portare comunque cioè in alto, fra, vedi, non sto scherzando. Io parlo da uno che ha lasciato gli studi, ma perché non poteva proseguire proprio in nessun modo e ha deciso di fare lo streamer fallito, ma tu, cazzo, fra. Se hai la possibilità, nel senso, se ti piace lo studio, segui sempre il tuo sogno, come a me, che il mio sogno è diventare uno streamer fallito e ci sto riuscendo alla grande, bro. No, vabbè, sto scherzando, ovviamente, non è che sto piangendo. Però, ripeto, a parte gli scherzi, a parte tutto, continua. Poi, se ti scopo, poi devi decidere tu, ovviamente. Ma quanto alto? Ho fatto 4 patenti. Cosa? Che sono quattro patenti? Le patenti? Hai fatto quattro patenti? Ma la patente? Cosa? 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 No, no, aspetta, aspetta, aspetta. No, no. Come quattro patenti? Sì, quattro patente! Patente! Ti immagini, tipo, si rompe il microfono. Come quattro patè? C'è! Fra! No! Aspe! C! Trattino CQC! Trattino E! Trattino Edre! QQKEDRE! CCQC! E ADR! Lo leggo al contrario! RDA! E! CQC! Ladr in Svizzera. Ladr. No, bro, aspetta. Brobisino, brobisino, brobisino. Aspetta un secondo, brobisino. Allora, io ti devo dire una cosa, bro, prima di tutto. Sono stato bocciato 2 volte all'esamo di. All'esamo. Ma si può proseguire così? Non riesco manco a dire esami. Sono stato bocciato all'esame di scuola guida per 2 volte e ho deciso di non prendere più la patente e di prendere un'altra patente che si chiama patente non patente. Cioè che tu ti permette questa patente di viaggiare senza patente. È conveniente, no? Ma quindi sei stato in Svizzera? No, aspetta. Bro, aspetta, bro, sono io tutto stupido che non capisco. Aspetta un momento, bro. Allora, ricapitolando, tu hai fatto 4 patenti. A settembre, cioè da settembre che vabbè, da settembre che stai studiando parecchio e ricordo che con tutto che stavi studiando comunque mi sembra che sei passato ultimamente, recentemente tu comunque sei passato, bro. Quindi ora devo capire in questo preciso istante cosa significa che hai fatto 4 patenti, cioè tu proprio per te hai fatto 4 tipologie di patenti. E un'altra cosa che non mi è chiaro è il CCQC e ADR, l'ADR in Svizzera. Cioè tu sei un mostro praticamente. Cioè non sono proprio. Cioè io proprio forse sono. Allora, no, aspetta, pausa, pausa, pausa. Cioè vedi, bro. Basta solo che vedo un messaggio lungo subito e parte il Minex.exe smesso di funzionare. Vado. Allora la C. Ah, la C. Ah, ma sono categorie di patenti. Allora, la C per i camion.
I camion. Perché da oggi in poi si dice camion, non si dice camion. Vabbè, che non puoi portare senza il CQC. In realtà lo puoi portare, secondo la mia legge. La mia legge dice che tu puoi guidare senza patente, perché nessuno ti ferma. Ok, più, cioè, carta, qualificazione conducente. L'AE è il rimorchio per i camion, e l'ADR per le merci pericolose più cisterna ed esplosivi. Quindi. Hai preso quattro patenti. Però l'ADR l'hai presa in Svizzera. È tutto, cioè, io per quel che vedo, per quello che mi hai scritto, ho dedotto in mente mia, e te lo sto dicendo ora in questo preciso istante, ho dedotto che tu giustamente hai preso la patente per guidare sia i camion che camion comunque che trasportano roba pericolosa. Cioè, quindi la C è solo per i camion. La CQC io manco sapevo dell'esistenza di tutte queste patenti. Sapevo che ne esistevano 2344 sparsi nel mondo, ma non pensavo che fosse proprio per il lavoro che faccio. Quindi, a occhio e croce, con tutti questi suggerimenti, riesco a intuire che tu fai il camionista, giusto? Ed il camionista lo fa anche mio zio, quindi è una cosa molto molto interessante e molto bella, perché è bello che tu viaggi, però allo stesso tempo è stancante. È stancante, bro. Mi sta chiamando la mia gatta. Non effettivamente, bro. Arrivo subitissimo. Apro un attimo la mia gatta. E poi, come al solito, no? La procedura. Eccomi, bro. Eccomi, brubzino. Io guido solo quando c'è necessità. Ah, lo guidi solo? Ok, ho capito. No, perché praticamente per quello che ti volevo chiedere, cioè quello che ti volevo chiedere a te, quello che volevo dirti a te, se va bene. Allora, quello che stavo cercando di dirti a te è che, da quello che appunto hai scritto, per gli interventi, ma non ho capito, è un lavoro che consiste nelle situazioni, cioè, diciamo, io guido solo quando c'è, cioè che in determinate situazioni tu sei costretto. Lavoro per un'azienda di metano e portiamo metano negli interventi. Allora, bro, no, veramente, bro, no, chiamami che sono ignorante 100%. No, veramente, frattanto, non mi offendo, lo ammetto se so io, ma che cosa sono gli interventi? L'azienda di metano, so cos'è il metano, almeno questo so cos'è il metano, fortunatamente ci sono arrivato perché il metano ovviamente è una cosa che fanno tutti, però non ho capito gli interventi. Ad esempio, se stacco la rete gas in un paese, noi con i camion riforniamo appunto il paese. Cioè tu quindi non. Ed è benzina. Quindi sei, cioè, tu sei portatore di benzina. Ah, benzina. Cioè, tu praticamente hai a che fare nell'ambito di quelli che stanno i benzinai, insomma. Cioè, tu rifornisci ai benzinai, a benzinare la benzina, queste cose qua, insomma. Madonna, il bro sta uscendo pazzo per farmi. Cioè, è una cosa forse che ci arriva pure un bambino di un anno a sta roba. E io invece lo sto facendo uscire pazzo a questo piccolo bro. E mi dispiace, brobisino, ma sono fatto così. Allora, diciamo che l'ambito è anche quello. Ah! Oh! Oddio! Oh mio Dio! Ci sono arrivato allora. Almeno qua. Ok, fin qui ci sono. No, veramente, bro, mi dispiace che ti sto facendo uscire pazzo. Capire così è difficile. Comunque, da adesso sono libero. Vabbè, prendendo tutta questa roba, sei libero. Quindi ora ti stai occupando di questo lavoro qua. E vabbè, giustamente per come ne parli, penso che sia stata anche una tua idea. Partecipa.
Sarà stata pure una tua idea, ovviamente, fare questo lavoro. Cioè, non lo fai per inerzia, giusto? Lo fai perché ti piace, giusto? Cioè, lo dico per te, nel senso io sono il primo che faccio un lavoro che non mi piace. Ah, da tutto sto studio, vabbè, sì. Vabbè, studio a parte, bro. Ah, ok, quindi l'azienda, perfetto. Sì, no, perché pure io ti posso... Non è che ti posso capire del tutto, ma... Più che altro io c'ho, ho avuto, cioè io sto dentro un'azienda anch'io effettivamente, ma di dolci. Mi hanno pagato tutto loro e ne ho approfittato, cioè, ma cosa cazzo devo, però bro, nel 2023 trovare delle persone così, che persone, un'azienda che ti aiuta, vedi che è tanto. Oddio. Guarda, bro, tu mi stai dicendo cose che nella mente mia non esistevano. Ora si sta creando una cartella, non come il computer, come il desktop. Si sta creando una cartella, cose che non sapevo. E sto creando in questo momento un block note, bro. Perché io queste cose veramente... cioè, non pensavo esistessero questo tipo di lavoro del metano, bensì, cioè, sono cose che non pensavo proprio. Cioè, sì, vedevo, cioè, ovviamente sapevo che esistevano aziende che facevano questa tipologia di cose, ma non approfonditamente. Parliamo di cose serie, ma è tanto che stai dietro a sto Tomb Raider. No, bro, ma questo è Tomb Raider quarto. Quarto. E parliamo di cose serie. Fra, dai. Ah, perché se... Il tuo argomento mi stava incuriosendo. Comunque. Sì, questo è Tomb Raider 4, ragazzi. Cioè, sono arrivato... Tu mi sembra che l'ultima volta mi hai visto giocare a Tomb Raider, il primo. Mi sembra. E comunque questo è il quarto capitolo. Altri, sì, tutti quanti, però dato che sono sincero e non sono come, che ne so, quelli là che dicono, no, l'ho fatti tutti, l'ho completati tutti al 100%. Purtroppo, raga, bro, mi è scappata la mano, nel senso che ho finito l'1, il 2, il 3, bestemmiativo, frase, se tu venivi nell'era che io giocavo a Tomb Raider 3, tu schiassavi dalle risate, perché io stavo... Io stavo per lanciare il joystick fuori dal balcone, che sta proprio di fronte a me. Ma perché? Proprio incazzato nero, perché fa un gioco di merda. E tra tutti questi qui che ho giocato, tutti quanti, poi. Quelli sono 5, fra. Ne sono 5. Ne sono 5. Sono 5 capitoli per la prima PlayStation. Perché ricordo, sto giocando per ai Tomb Raider per la prima PlayStation. La PlayStation 1. Ok. Ma anche per i PC sono usciti. Però io ho preferito giocarli sulla memory, cioè sulla memory card, sulla PlayStation 1, per avere i salvataggi tutti fieri sulla memory card, bro. Quindi immaginati questo: che io sto ripercorrendo tutta la saga di Tomb Raider per PlayStation 1, l'1, 2, 3, 4 e 5, per poi proseguire con altri recuperi di altri titoli retro. Quindi per questo l'ho chiamata Blind Run Tomb Raider, perché in Blind Run io aggiungo due tipologie di Blind Run: la tipologia Blind Run retro e la tipologia Blind Run che tratto titoli come quelli della 5, come quelli della 4, come quelli della 3. Anche se quelli della 3 e della 2 li butterei più sul retro Blind Run. Sì, no, bro, è una cosa assurda, bro. Cioè, è una cosa. È un... Allora, fra, si tratta di mentalità, ok? Se hai la mentalità di proseguire tutti i Tomb Raider, vuol dire che tu hai una mentalità sana. Se non hai la mentalità di non finire tutti i Tomb Raider, vuol dire che non hai una mentalità da PS1. Cioè, tu devi avere la mentalità. La mentalità. E voglia, anche se i Tomb Raider ai suoi tempi li ho bruciati tu. Come li hai bruciati tutti? No. Come li hai bruciati tutti? Ma li hai finiti tutti? Ma poi...
col passare del tempo hanno fatto questa. Come a furia di giocarci, cioè tu li hai bruciati letteralmente, cioè tu hai preso il, cioè non è che l'hai preso, cioè tu è io che ne stavo parlando come se, Madonna, hai rotto il cazzo, Jomi. Mi devono fare una medaglia per il miglior padrone sulla faccia della terra. Perché io da quando ho questa cosa in casa, questo animale, questo gatto, io da qua sopra mi alzo come minimo 10 o 20 volte al giorno per aprire il balcone, farla entrare e farla uscire, farla entrare, farla uscire. A me devono dare la medaglia d'oro, non la collana, non Airchain. Questo Airchain è falso. Ci ho passato ore e ore a giocarci a questi giochi. No, bro, io sto passando ore e ore di bestemmie, di puro. No, no, è qua. Allora, fermi un attimo. Fermi poi. Stop. A me piace per il momento il primo Tomb Raider. E da questo lato teniamo il Tomb Raiders. Tomb Raiders 1 e Tomb Raiders 4, vabbè. Niente, a me tutti questi qui mi ha proprio gasato il primo e il quarto, cioè questo, perché ha senso, fra. Allora, negli altri Tomb Raider voi mettete tutte strade a capo di cazzo e devi conoscerlo a memoria. Invece qua sono coerenti, perché ti mettono varie strade, sono bloccate, capisci tu che non puoi proseguire. Invece con gli altri lì tu proseguivi, lo finivi il livello così, in un secondo già ti trovavi a fine livello. Invece qua, invece, cazzo, qua ha senso. Per gli altri, gli enigmi erano favolosi, ma come erano favolosi gli enigmi? No, bro. No, bro. Vedi, mi stai facendo buggare, Fran. Che favolosi. Io bestemmio con questi cazzo di Tomb Raider. Ma è bello che tu ci hai giocato quando, bro? Sull'emulatore? Oppure ci hai giocato sulla PS1? Cioè, tu sei comunque di che classe? Ma non per farmi i cazzi tuoi. Cioè, nel senso, tu ci hai giocato sulla 1? O su. Cioè, sull'emulatore? O su PC? Cioè, giusto per capire, perché devo dirti una cosa che ho fatto molto, molto caso. Io sono un 89, bro. Allora, ascoltami. Pensa che lì, a quei tempi, tu me lo puoi dire meglio di me, ovviamente, cioè a quei tempi, come cazzo facevate? Se si può dire così, facevate? Facevano a giocare senza la grafica meno migliorata con l'illuminosità, comunque l'illuminosità che comunque dà molto aiuto nell'emulatore EPS, cioè non riesco a capire, perché già per me è un'impresa giocarci. Poi so tipo che quelle versioni per la PS1 c'aveva il fatto che comunque era molto scuro, cioè, l'ho notato questa cosa, che in molte aree non era del tutto illuminato. Ah, ok, va bene, bro. No, no, vabbè, più che altro volevo solo sapere se tu non so come ci hai fatto a giocare comunque. Boh, non so dirti, bro. Io qua sto scendo pazzo. Qua sto scendo pazzo. Cioè, io ho perso la testa. L'ho persa, sì, da quando sono nato, però l'ho persa proprio. Cioè, l'ho persa ancora. I pochi neuroni li sto bruciando qua vicino. Cioè, proprio sincero. Si fa l'abitudine con. Come. Sì, ho capito, bro. Però. Come cazzo facevano? Facevano? O facevate? Non so se si può dire. Io sono ignorante perché prendevo solo 4, 3. Io non ho mai, mai, ma mai, mai. Allora sono io che ho qualche problema. No, ma è proprio. Vabbè, cioè. Cioè, non puoi. Non. Ah, ti giuro, Fra. Ti giuro, fra poco vado a giocare a Grezzo 2, ti prego. Allora, lì ci vuole una cazzo di chiave. E non posso andare. Lì c'è la porta chiusa. E non posso andare.
Ora mi dovete dire, io che cazzo devo fare per proseguire in questo mondo di merda, cioè in questo livello di merda. Cioè sta tutto bloccato, non si capisce un cazzo. Aiutatemi, PLS, aiuto. Tra poco minex.exe smette di funzionare. Secondo me ci sono tanti di quegli oggetti che devo raccogliere che non ne ho visto neanche uno. Cioè dovrei raccogliere secondo me dei determinati oggetti per proseguire a sta porta. Cioè perché c'è anche la moto che devo acquisire e non... non so come acquisire la moto che sta bloccata lì, cioè... Non ce la faccio più. Cos'è quella? Ah no, cioè ci sono... No, c'è... Bro, nell'acqua... Nell'acqua... Ah no, non è là. Che cazzo c'era nell'acqua? Perché non ci sono mai andato, scusa? Ah no, qui mi ricordo che ero rimasto buggato. Di nuovo sono rimasto buggato. Di nuovo. Eia, madonna. Cazzo ci vengono gli attacchi di crisi. Madonna mia. Mi vengono a me gli attacchi di crisi tra poco. No, no dai. Giuro che no, non sto cazzeggiando, giuro che sto a far serio, nel senso che va per cazzi su questa roba. Ma che cazzo? Sì, ma non posso esplorare l'acqua con questo movimento. Già, allora, fra già il movimento era legnoso. Poi tu mi metti sta merda. Cioè, allora, negli altri capitoli c'è il movimento del nuoto. Sembrava a posto di un essere umano che nuotava, l'ho sempre detto. Sembrava un polipo deforme. Che guarda, sembra un polipo. Che cazzo muove quelle gambe? Quanto cazzo l'hanno fatte lunghe? Cioè, ma che è? Aiuto, aiutatemi. PLS. Allora, quindi nell'acqua qui. No, ok. Quindi nell'acqua fai il giro di qua. A sto punto, scusa un secondo, no. Se ne vado di qua. È lì dicevo. Lì dentro. Lì. Là, di fronte a me. Perché poi sott'acqua ha visto, se non mi sbaglio. Non c'è nulla. Aspetta. Mamma mia. Le peggio bestemmie, bro. Bro, le peggio bestemmie. Ma proprio le bestemmie, proprio quelle là, che poi non ne ho mai lanciata una per cioè in live non ne ho mai lanciata una di bestemmia, però posso confermare che l'ho pensato, devo essere sincero, confesso il mio peccato che l'ho confessato, cioè almeno questo, dai. Allora, qui il senso è paragonabile ad avere un cesso in cucina. Cioè, allora, qui la porta non si apre anche se premo X, che si dovrebbe aprire il menu. Poi, no, voi mi mettete, no, sta cosa. Ok, ora mi dovete dire questa cosa, no, che c'è il tetto, coso, cioè, io ci sono salito pure sul tetto, ma non c'è niente. È a capo di cazzo sto gioco. È a capo di cazzo sto gioco di... No vabbè, di merda no. Perché mi piace il quarto. Il quarto non lo insulto, gli porto rispetto. Ma se non mi porta rispetto a me, il quarto il quarto capitolo lo devasto, gli stacco la testa. No vabbè. Ok. Oddio. Ah, è vero, qui. E qui è la stessa identica cosa. Qui non c'è un cazzo. Cioè qui non c'è. What? Sì, what il cazzo. Cioè what a cartoon, cazzo. No vabbè. È agghiacciante, questo è il gioco più agghiacciante che io abbia mai visto, cioè, ma sul serio proprio. Una cosa, nonna mia.
Legnoso. Aspetta. Ma io questa porta non l'ho mai vista da vicino. Fate un po' vedere. Sì, vabbè. Aiuto. Cioè, io letteralmente mi sto baciando il microfono. E scusa, qui che c'è? Ma perché mi fate queste cose? Aiuto. Aiutatemi. BLS. Vabbè, magari... no, aspetta. 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 Allora. Ok. Vabbè. Let's go. Ok. Allora. Io ora qui non ho capito bene che cazzo fare. Per depistare, bro, mi stanno a rompere le palle. Tipo qui, bro, no? Cioè, tipo qui, no? No, fra, mi stanno torturando, fra, cioè... Non... Allora, voi volete fare la difficoltà? Fate pure la difficoltà. Fate quello che volete voi. Sto parlando con i creatori. Cazzo, ma almeno metteteci un senso. Perché... Chiedo scusa. Ma... Me lo spieghi un senso di questa roba? Dei Tomb Raider. Volevano fare l'hard game. Volevano fare l'hard game. Io l'ho capito a questa gente. Perché sono Minex. Perché se non ero Minex non ci arrivavo. Primo Minex a farlo. What? 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 Allora. Non so quante volte sto dicendo allora. Allora. Oddio, mi sono buggato. Allora, vedi, cioè, mi viene spontaneo dire allora. Quante volte, allora, che cazzo, mi sono buggato. Dunque qui non c'è niente. Non c'è. Non ce la faccio. È troppo difficile per me. È troppo difficile per me questo gioco. Non lo posso continuare. Il quarto mi sa che è quel titolo che mi farà concludere la saga di Tomb Raider. E passiamo subito ad altre saghe PS1. Per poi passare alle saghe PS2. Allora, qui quindi, a quanto ho capito, c'è tipo un buco che ti permette di ritornare in questa zona. Quindi indietro. Ok. Ma forse, sai che forse c'è una zona che non ho esplorato e che io pensavo di averla esplorata. Forse c'è una zona che io ho pensato che avevo esplorato, ma in realtà non avevo esplorato niente. Anche perché, sinceramente, andare su YouTube e vedere la soluzione è un po' non è proprio originale. Cioè, non è proprio una cosa del tutto bella da fare, però se esistono i tutorial c'è un motivo, cioè per forza ci c'è. Ma ora vado, che devo guidare a dopo. Oddio, bro, buona fortuna, grazie per la compagnia, grazie per essere passato. Bro, quando vuoi, io sono qui. Cercherò di cercare di capire che fine farò qui, cioè se riuscirò a capire dove andare, e nel caso vedrai Minex felice, in quel caso, nel caso riesco a passare questa parte di merda. Bella bro, buona continuazione bro, grazie bro, gentilissimo per la partecipazione. Oh, eh no, qui già c'ero andato, cioè io qua già c'ero andato, quindi non potete dirmi che non ho esplorato tutte le zone. Dannazione. No, cazzo, sto morendo, pezzi di merda. No. Questa era la fantastica zona che non avevo esplorato, ma perché non c'è niente.
Oddio, non l'ho esplorata questa zona. No, sì che l'ho esplorata, sì, mi ricordo, perché poi ti manda indietro. Ma porca. Che devo fare? Porca vacca, che devo fare? Ma come cazzo devo fare? Ma come cazzo devo fare? Cioè, mai che viene magari un tizio, magari sì, a parte il bro che è passato il brobisino qui, che è Forte Games, che mi ha fatto piacere vederlo. Dico, non c'è un brobisino che potrebbe passarmi, che conosce a memoria Tomb Raider. In realtà c'è chi è che lo conosce a memoria. Il problema è che quello là che lo conosce non so se riesce a passare. Mannaggia la morte, mannaggia la morte, mannaggia. Avevo proprio zero. Cioè, c'è questa spiaggetta che... Che boh, c'è, boh, c'è questa spiaggetta, no? Con questo pezzo di qua che non c'è, non... No, ma c'è una soluzione, ci dovrebbe essere una soluzione, cioè altrimenti è un po'... No, veramente c'è una soluzione, qualcosa. Cioè qua il problema è proprio... Non è che sono bloccato in un enigma, ma sono bloccato proprio qua, cioè... In questa zona di merda. Ed è molto molto triste come cosa. Molto, molto triste. Perché sono bloccato qua e non so dove andare. E poi qua ti manda indietro. Ah, pensavo di più, che erano più ore che stavo in live. Sono giusto giusto due orette di merda. E tra l'altro ho sprecato con PUBG di merda. Cioè, praticamente questa parte che ti dice, non hai quegli oggetti lì, allora ti fotti, che io non so manco dove prendere quegli oggetti là, quella tipologia di oggetti. Vabbè, ma non penso che poi c'è qualcos'altro qua. Eh no, c'è solo la discesa che ti porta indietro. Bel casino. Trova la biblioteca, quello mi dice, ma... Brava. Cioè, ma come te la trovo la biblioteca? Come cazzo te la trovo la biblioteca? La bibbi... La bibbi... La bibbi... Vabbè. Vabbè. La cosa teca. Cioè... È devastante più che altro. Cioè, ti devasta sta roba. Allora, c'è un'asta di legno. E chi che più? Allora, piede di porco, maniglia spezzata. Maniglia spezzata. Forse sai che ricordo che c'era una parte, forse, che dovevo mettere una cosa sopra. Cioè, tipo la maniglia dava spost... C'era... Una parte che mi ricordo dove io dovevo andare a mettere la... Ci mancava il pezzo, però forse mi sto confondendo con un altro livello. È probabile, sì. È probabile. No, perché è molto triste che io stia facendo avanti e indietro senza una meta. Molto triste, deprimente. Momento. Non dirmi che è lì è che devo andare veramente lì. Ah no, ma... Aspetta un secondo.
Ma è probabile che ci sia qualcosa qui che non ho visto. No. No. È molto triste, molto triste, molto triste, molto triste. È molto triste che io non riesca a capire dove effettivamente andare. Sempre bloccato così. Allora, qui entri. Vabbè, qui penso che è stato fatto tutto. Tranne per il fatto, è vero, qui comunque devo prendere sempre questa chiave. Questa qui. Che non si sa come. Ma si dovrebbe prendere quella roba lì, tipo. Non so come cazzo si fa. Secondo me c'è tipo ancora qualcosa che devo esplorare qui. Cioè, perché non è normale. Dove si deve esplorare ancora qualcosa. Ah, qui c'è il pifferaio. Cioè, dove ho preso la mazza. Lì c'è il minigioco là. Che il minigioco serve quello là che, cioè, sparano alla freccia. E poi, che c'è più qua? Vabbè, qua poi non c'è più niente. Esci. Ne esce e basta. Ok. Cioè, mi sembra veramente molto molto strano. Io almeno devo capire dove devo andare. Se riesco a capire dove andare, magari. Quello mi ha detto, devo trovare la biblioteca. Mi sembra strano. Cioè, io non parlo certe volte perché ho quegli attimi per dire, cioè, per dire, cioè, mi autodico, ma che cazzo sto facendo? Cioè, perché se inizio da capo, dovrei iniziare da capo il livello, altrimenti. Però il problema è che ti sparano tutte queste. E da qua sono venuto. Giusto? Oddio, mi ero scordato che c'era. Ah, sì, che sono sceso dal treno e sono arrivato in questa cittadella di merda che non offre un cazzo. Nada. Poi, qui poi, vabbè, ho preso le munizioni e tutto e mi hanno catapultato direttamente di questo lato. Poi, qui su questo lato non vedo nulla. Cioè, vedo tutte porte che è impossibile andare ad aprire. Cioè, non puoi neanche arrampicarti a nessuna parte, quindi la escludo proprio questa zona qua. E poi qui è un'altra zona che vado ad esclusione per il semplice fatto che qui serve una chiave e non ce l'ho la chiave che serve per la moto. Poi lì c'è una leva che, ora che ci penso, potrebbe aiutarmi tantissimo l'arco. Cosa che non ho pensato, cioè che adesso ho pensato e che ho detto, cazzo, se sta là in bilico, evidentemente significa che io devo gli devo lanciare qualcosa. Provo un attimo, un attimo. Allora, scegli munizioni, quelli normali, equipaggio. Magari. O magari con. No, forse. Ci
vuole qualcosa di più pesante. No. Scegli munizioni, esplosivo, equipaggio. Magari. Oh, non scende. Cioè, ma come cazzo faccio ad arrampicarmi là? Ma non ha senso sta cosa. Madonna mia, non ci vedo il senso. Pregato solo munizioni. Strano che non riesco proprio ad arrivarci. Cioè, come ci arriva uno, scusa, col cazzo? Mi sembra strana. Oh, io ero convinto che così si abbassava. Ma se non funziona così e c'è quella cosa lì, perché mi fanno salire da sopra? Io devo prendere. Non c'è neanche una scatola, qualcosa che tu dici vabbè la devo spostare dopo. Ma così a cazzo proprio. A capa di cazzo, sì. Che poi si dovrebbe aprire questa porta qui. Non è che devo spostare una di sti cosi. Sono sicuro che devo fare qualcosa qua. Perché non la spinge? È l'unica che si deve spingere. Si deve spingere. Eh no, però dietro non c'è niente. A me sembra troppo strano. Cioè, non c'è nulla. Nulla che magari tu dici, vabbè, magari si deve fare così. Forse magari se provo con la pistola. No, questa. No. Con questa. Perché io la biblioteca l'ho trovata. L'ho trovata alla biblioteca, ma non so come arrivarci. Il fatto che ho già parlato con sto tizio è buono, perché vuol dire che devo sbloccare qualcosa. Cioè, mi ha detto dopo la leva, quindi. Ma il problema è che tu non ci arrivi proprio alla leva. No, non ci arrivi proprio alla leva. Cioè. O forse sì. Mamma mia che. Mi sta sbalordendo sempre di più questo gioco. Ma veramente. Hanno fatto il movimento che tu arrampicato puoi andare nell'angolazione, cosa che avevano totalmente scordato di inserire nei primi 3 capitoli di questa saga folle. Very nice. No YouTube. Segreto. Va bene. Non ho più almeno adesso la certezza che questa è la biblioteca. Ok, quindi
Posso dire di aver esplorato completamente questa zona alla fine. Invece qui, secondo me c'è qualcos'altro. Qualcos'altro c'è. C'è sicuramente uno scatolo che va a muoversi. E devo ovviamente indovinare io poi lo scatolo che secondo me si può andare a muovere. Per esempio, perché non è normale che ci siano tutte queste cose e nessun scatolo da poter effettivamente spostare. No. Questo non si può spostare. Questo non si può spostare. Ma quello, magari, secondo me. Strano perché c'è comunque una piattaforma. Io mi sono scordato qua che cosa ho fatto la prima volta. Forse già. E no, ho ammazzato solo nemici. Niente di che, cioè alla fine qui c'erano dei nemici che stavano raggruppati alla fine. Ma non mi dire che. No. Sopra se. Mi sembra troppo, totalmente troppo strano, cioè. No. Ah, sul muro è scritto Todos. Che cazzo significa Todos? Cazzo, però, allora, sono felice che almeno ho preso un segreto che non mi aspettavo che riuscisse, cioè che mi dava come segreto quella pezza, cioè quella parte di merda. Ah, qui sono tipo, non so perché, ma vedo delle leggere frecce che indicano di andare. E niente, praticamente, allora vuol dire che stavo andando bene. Cioè, l'unica strada. Aspetta un secondo, ma. No. Aspetta, no, wait. Ora che ho scoperto sta cosa sono imbattibile. Ma è strano perché la biblioteca quella è, cioè qui ci sono due biblioteche. Circa la biblioteca, mamma mia, la biblioteca Pratimo, cioè. Invece qua. Mi sembrano strane tutte queste cose messe così. Boh. Non so cosa stanno a significare. Vabbè, io ci provo, nel dubbio. Vedere una cosa. Mamma mia, ti giuro che se è così come dico io. No. Non è purtroppo come dico io. Ma questi mi hanno fatto proprio schiattare per terra. Io perché qua non ci arrivo. No, non ci arrivo, non ci arrivo. Non ci arrivo. Mamma mia. Una roba agghiacciante. Non ho mai visto una roba più agghiacciante di questa. Mamma mia. Ah sì, mi ricordo che qui c'erano tipo le entrate. Uno ti portava al parco giochi. Questa qua ti porta dove sta l'isoletta. Cioè, qui tutto parte da qui, effettivamente. Cioè, perché qui puoi iniziare a raccogliere le cose. Tipo la mazza. Cioè, non. Ammazzata, cioè, boh, non lo so, la devi ficca per il cubo. Qui poi c'è anche la cosa, comunque, gli esplosivi. Dai, ti prego, fa che è come dico io. E se non funziona così, allora non ho capito niente di Tomb Raider. Prova a fare un attimo una cosa. Equipaggia.
Munizioni balestra velenose. No, scegli munizioni esplosive, equipaggio, fa vedere un po'. Mi sembra strano che ci sia questa roba qua. È tipo come se fossi... Devo... Vorrei completare questa zona. Però come unica... Cioè, dentro, all'interno non c'è niente. Allora, come si può vedere... C'è tipo una cosa appesa lì. E c'è anche un... Cos'è? Comunque c'è tipo un lucchetto, che cos'è? Cioè non ho mica capito che cos'è. C'è tipo un lucchetto. Boh, boh. Il pifferaio qua. C'è tutto questo per prendere. Vabbè, poi. Ah, qui invece è la parte che fondamentalmente magari non ho esplorato come si deve. Quindi, dove cazzo ho salvato l'ultima volta? Ah, giusto. Che bello. Che genio. Devo rimettermi a parlare di nuovo con coso là. E allora è qui che devo fare qualcosa che mi è sfuggito molto probabilmente. Devo capire però che cosa. Devo capire che cosa è che mi è sfuggito. Perché qui e qui, cioè a destra e a sinistra, non c'è niente qua. Una cosa proprio boh. Non lo so, non lo so, non lo so più che cosa fare. Mio fratello non sa più che cosa fare. L'ho detto, non ti devi preoccupare. Cioè. No, no, aspetta, ma no. Ma veramente, ma. In fin dei conti, cioè alla fine dei conti, qual è il senso? Niente, niente, nada, zero, meno di niente. Perché non me... Perché certi sì e certi no? Perché me l'hanno fatto usare il piede di porco là e qui no? Ma fa che tipo... No. 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 Ma... Bella mia, se tu dici così, io come vuoi che ti faccio proseguire? Allora, in mare aperto di certo non mi posso buttare a mare aperto. Dentro a quella grotta, sono sicuro. No. Allora, qui c'è la grotta.
Perché vanno a mettere questi angoli così strani? Che non c'è niente. Boh. È tutto paradossalmente strano. Cioè. Devi avere molta pazienza. Molta pazienza. Un po' come la vita, no? Cioè, veramente roba che vado su YouTube. Perché qua. Ma pure qui che la zona praticamente è vuota, cioè sembra strana. Non c'è una leva. Non c'è un inserimento di qualcosa perché c'ho la mazza. La mazza per che cosa dovrebbe essere utile? Scusa, a scassinare quella cosa dove c'è la chiave. Ma non me la fa scassinare, quindi non serve a quello. L'acqua qua non c'è niente, vedi, c'è. È normale che mi viene voglia di vedere sopra a YouTube, perché non c'è niente. C'è niente, nada, zero. Cioè. Penso che sia un cuoio. Ma che cazzo. Ok, mi stai dando un cazzo di soldi, perché giustamente, vedendo le solite cose, poi un essere umano comune si scoccia, ma invece io no. Cheat. L'unico modo è andare su YouTube ora, all'istante. Perché io sono un po' curioso di capire come funziona sta merda. Vabbè, nel salvataggio c'è scritto che come si chiama il livello, no? Faro Tempio di Isa. Tomb Raider 4 Temple Island. Paratos Temple of Isis. Sì, è questo. No, aspetta, però, bro. Mi serve la parte iniziale. Tomb Raider 4, livello 19. Tomb Raider 4, forse è questo. Oddio, guarda questo. Oh mio Dio. Ma come inizi così qua? Così a caso. Ma che cazzo sei di? Tomb Raider Paros. Con le tue È recensioni. una roba assurda. Ah, perché giustamente io ho cambiato livello. Ah, perché giustamente ho cambiato livello, non è questa. Cioè, quindi questo è un altro. Fottuto Cosa livello. rende uniche le Un prove? altro fottuto livello questo. Sì, Cioè. capisco. Vedi, subito ti fa iniziare qua. Che da morto. Cioè. Boh. 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 Cioè, ma scusa un secondo. Io come cazzo faccio a capire che devo fare? Cioè, boh. A me sembra una cioè. Non lo so, veramente. Perché questo è totalmente un altro livello. Cioè, boh, non lo so, madonna, ci sto a capire una merda. Cioè, se salvo qui non è la stessa cosa, scusa, dello stesso che stavo. Cioè, boh, viene voglia di spaccare letteralmente il joystick. Viene voglia di spaccarlo, di buttarlo nella televisione quando succedono queste cose. Perché veramente fa incazzare, fa innervosire. Perché uno si impegna a rovine costiere, cioè figurati, 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 avevo cambiato. Come cazzo ho detto? Ma come fai a non bestemmiarlo? No, come reset, come reset.
Come reset, come reset, come reset. Madonna. Rovine costiere. Rovine costiere. Però non ci sta uno italiano, uno inglese, no? Mi scocci vedere gli italiani. C'è tutto quello che ho fatto io, vedi? Tutto quello Ma è tutta cosa che ho fatto io, tra l'altro. Grazie, cioè ci vuole assai. Cioè, io, diciamo che il concetto alla fine ce l'avevo. Cioè, c'avevo il concetto del tipo che comunque avevo cioè, l'intenzione era quella di sfondare effettivamente quel lucchetto di merda. Cioè, allora io c'ero arrivato, questo dico. Cioè, quindi io personalmente ci sono arrivato. Poi, per capire come recuperare la chiave, ho dovuto osservare. Cioè, ora. Mamma mia, vabbè, fammi sta zitto che me. Fa proprio incazzare. Io ho capito che hanno fatto questi. A posto di fare livello per livello, hanno collegato tutto, tutto in una botta. Tutto proprio in una botta hanno collegato. Perché tra l'altro, una volta che prendi quelle chiavi, tu puoi aprire la porta che sta qui. Quindi è tutto collegato. L'avevo detto che non avevo finito di esplorare quella merda di parte. L'avevo detto che non avevo finito. Ma io come fa uno a pensare che si deve prendere il chiodo azzeccato che sta lì? Cioè, ma veramente fanno? Quanto cazzo devi essere avanti a quei tempi per senza YouTube? Cioè, per risolvere, finire il gioco, come devi andare proprio? Devi essere praticamente il top dei top. Cioè, dovevi già pensare in anticipo a quei tempi, perché mai, mai a pensiero che io dovevo prendere l'uncinetto che sta nel museo delle giostre. Insomma, mai a pensiero che comunque riuscivo. Alla fine non ci sarei mai arrivato da solo, insomma, questo era quello che voglio dire, cioè che non ci sarei mai arrivato da solo. Allora, ecco qua, pezzo di merda, parte di merda. Allora, quindi, ritorno qui, scendo le scale, salgo da qui. Poi, devo andare dal pifferaio che mi ha dato la monetina. Devo tornare un attimo dal pifferaio, risalire la corda. Ha! 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 Cioè, come cazzo faccio a sapere che io. No, non ha minimamente senso sta roba. Che cazzo è? Ma anche con questi non ho capito. Ma no, con questi no, perché questi sono questi, giustamente. Quello invece, giustamente, era più staccato, più scassato e me lo sono preso io, giustamente. Ma che cazzo, no? Poi esco qui di questo e sicuramente completato al 100%. Ora il problema è che dovrei riandare a riparlare con il ve. Ma com'è? Ah, perché devo combinare, giusto? Combina con questo. Usa. No, come no? Ah, ok, adesso sì, giustamente. Finalmente riesco ad arrivare ad acchiappare la chiave che stava lì dentro. Guardate proprio i movimenti, tutti pisellosi, lei tutta con la stessa espressione in faccia, fatto bene proprio. E ciò.
la chiave che mi aprirà la prima porta delle isole, dei templi delle isole, come cazzo si chiama quella parte. Qui me ne esco, tutto fiero, perché ho completato questa parte. E fin qui mi è più o meno chiara la situazione. Ora, dato che sono morto e che sono un cazzone che non salva ogni 2-3, devo ritornare un momento indietro. Che poi la biblioteca, che dice il vecchio, io già l'ho presa. Io la biblioteca già so dove sta. Semplicemente non riesco a capire per quale motivo mi dice il vecchio: no, guarda, ma tu sbagliamo. Rompe le palle, insomma, in un certo senso. Vabbè, let's go. Ok. Praticamente qui ho scoperto una cosa che mi ha fatto veramente piacere di aver scoperto, in modo tale che se prossimamente rimarrò bloccato ho una possibilità in più di scoprire la soluzione. Ovvero, è un momento che c'è anche il filmato con il professore qua. Bella Bradimo. Ed è probabile che alcuni pezzi dell'armatura si trovino all'interno delle stesse cose. Se taccino qui tu. Foncroid, foncoglione. I iniziano a manifestarsi nei luoghi di culto antichi. Hai il culo. Trovare la libreria. Let's go. Tu sei una libreria, ma posso spararti? No, non posso spararlo perché. Boh. C'hai cheat. Allora, io questa scoperta in Tomb Raider 4 mi ha aperto gli occhi. Olè, guarda là! Che boss! Fanculo un po'. A cagare un po'. Quindi, io ora sto andando a acchiappare il segreto. Che mi fa nient'altro che bene, non mi conduce da nessuna parte. Mi fa però raccogliere cose che con il corso del tempo userò, con il corso dell'avventura userò. Quindi let's go. Ok, perfetto. Vai, gira dall'altra parte. Zanzara di merda, sta mangiando tutto. Perfetto. Si scende. Ok, qui praticamente ho sbloccato il segreto. Che io, quando ho aperto questa porta la prima volta, pensavo fosse una bomba, perché sembra tipo un film. Fatto proprio male. Ok. Qui a sinistra non c'è niente. E si giro sempre a sinistra, destra, sinistra, destra. E sono arrivato finalmente di nuovo al punto in cui stavo prima. Quindi il museo l'ho completato. E chi mancava più? Me ne sono scordato. Ah sì, il museo l'ho esplorato, quindi per il momento l'unica area inesplorata, a parte la moto, è questa qua. A parte, dico, la moto che devo recuperare, c'ho questa parte qui da continuare. Sì, però veramente potevano evitare di fare tutto questo, cioè veramente. Ok. Perfetto. Cosa? Mi ha fatto schizzare in aria sto stronzo di telefono. Oddio, io non ci credo che finalmente ce l'ho fatta. Forse. Olè. Vado di nuovo qui. Io ho ucciso già tutti gli scheletri. Allora, la prima zona, vedi? Era poi tutto collegato, perché la prima zona che esplori è questa. Sì, vabbè, uccidi i nemici, i cazzoni qua. Aspetta, ma sotto qui che cazzo c'era?
Due delle cose, c'era un'altra porta che non potevo aprire, o mi sembra che finiva proprio la strada, o vorrei un attimo giusto ritornarci, ma per vedere almeno così mi ricordo, nel caso riesco ad acquisire un oggetto, so subito dove andarlo a mettere, quindi. Ok, provo qui. Mi sono scordato veramente dov'è che conduceva sta parte. Vediamo un po'. Dove conduce? Perché mi scordo le cose, mannaggia a me. Beh, dove conduceva? Perché mi scordo le cose? Perché mi scordo le cose? Dove conduceva? Dove cazzo? Addirittura in un altro livello. Conduceva sta merda. Che cazzo mi stai a dire? Ah, logico. Se per favore mi puoi far tornare indietro. Grazie. Oh, però almeno un passo avanti con tutto ciò che ho dedicato 2 ore di live l'ho fatto. È piccolo, ma almeno ho esplorato la zona. Bene o male me li ricordo. Qualunque zona dove conduce, mi ricordo bene o male tutto. Però questi potevano anche fare. Hanno fatto di tutto che tu diventa proprio piano piano. Devi girarti, vai di culo. Secondo me, però, posso uscirne anche se so girato davanti. Ok, vai. Ok, quello. Perfetto, perfetto, vai, vai, vai. Aspetta, 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 che cazzo stai di? Non mi dire che la chiave l'ho rimasta là per terra, che giuro, divento volgarissimo. Mamma, come fa a incazzare sto gioco? Ma veramente la chiave. Ma come la chiave l'ho rimasta là per terra? A me sembra la sensazione proprio per dire non ti voglio far proseguire a finire sto gioco. No, c'ho solo il porco del piede. Vabbè, almeno sta vicino se non vado errato l'entrata, la cosa qua, no? Sì, no, sta vicino fortunatamente. Fortunatamente sta vicino. Che palle, però devo fare quel fatto là. Che devo saltare in modo ambiguo. Poi mi devo mettere di culo. Madonna. Guarda il mio culo come si muove bello sexy. Sexy, sexy, sexy. No, e io che dicevo che era vicino. Il cazzo. Madonna mia, Lara. Ok, perfetto, perfetto. Ti prego.
Ma come cazzo è possibile che... Ma si è buggato. Ma si è buggato. Ma state scherzando? No, ma mi dovete dire che cazzo sta succedendo. Ma tu no. Tu intendo generalmente, no? Io. Come fai? Come faccio a non bestemmiare? Cioè, capitano certe cose nella vita, no? Che tu veramente... Ma proprio i bestemmioni volano, cioè... Bello che ho detto vicino a bro prima, no? Sto pensando... Avevo detto il fatto che... cioè, io non mi ricordavo effettivamente il bro quanta effettivamente età avesse. Cioè, sì, ricordavo che... E mi aveva detto che era abbastanza grande, ma non pensavo... Vabbè, abbastanza grande, 33 anni. E niente, io gli facevo tutta la parte, mi raccomando devi studiare, perché mi ero confuso evidentemente con un altro utente che ogni tanto passava in chat e mi diceva no, devo studiare l'esame. Insomma, mi sono un attimo confuso. No, aspetta, che cazzo sto a fare? Sto tornando indietro. Allora, fammi un attimo vedere. Ok. Ok. Perfetto. Lo devo combinare. Dai, però veramente voglio fare una cosa di giorno. Lo combino con la mazza. Sì, lo uso. Usalo. Rampino. Fammi vedere che cazzo accade in sto filmato di merda. Cioè, devo premere qualcosa.
Ma stavano là. E ma lì poi mi erano riapparse prima. Cioè questa che cazzo fa? La, prende e la butta a 3000 km di distanza da lei. E ok, finalmente, finalmente, vai, salvo, salvo. Non voglio rompere più le palle a nessuno. Eccolo qua, chiave del cancello. Così. Chiave del cancello. Che se stavo giocando, cioè se non vedevo effettivamente con quella chiave dove veniva usata, andavo sicuramente vicino alla moto. Che si vorrei provare, ma so già che non è quella la strada giusta, quindi devo proseguire. Però guarda, è che sono testa tossa. Io voglio provare a vedere che cosa succede se vado vicino alla moto. Però poi dopo mi ritocca rifare il giro, quindi no. Devo esaminare ora con i miei occhi e con le mie mani e con il mio joypad questa apertura di sta porta che mi sta mandando in crisi veramente. Perché cito roba agghiacciante. Giochi agghiaccianti parte 7. Cazzo sta dicendo? È vero, altrimenti devo chiamare questa categoria a posto di Blind Run giochi agghiaccianti. Agghiaccianti intendo tipo che sono difficili, che sono comunque molto 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 difficili. O ti stressano. Frustrano. Poi se non c'è neanche magari un appoggio, un supporto, se qui veramente esci pazzo e ti viene voglia di buttare tutto per aria, cioè per aria. Ma che cazzo, ma riesco a parlare oggi? Oddio, non riesco più a parlare. Problema mio, non è problema tuo. Va bene. Let's go. Perfetto. E sono arrivato. Finalmente, cazzo, era ora. Salva, salva, salva. Che è 9:20, 10 minutini, che è 9:30. Altrimenti arrivo a 3 ore, fa niente, ma mi scocci, arrivo a 3 ore, vabbè, sono già alle 9:20, vabbè. Non dirmi che è un'altra area che mi incazzo, perfetto. È un'altra area di merda. Ma non ho capito se questo adesso è un altro livello, un altro... Ma cosa cazzo? No, sfizio... Oh, bello il po'... Oh, mi piace quando vedo queste strutture così, che tu tipo esci in un corridoio e vedi tutta questa struttura e che ci stanno tantissima, tanta cosa, tante cose fighe da fare. Mi sto un attimo riposando, dato che parecchi dicono che Twitch è un lavoro. Let's go. Diciamo che sono arrivato in una nuova area. Ho già forse bene o male capito dove. Perché ho visto quelle cose, le... Io qui praticamente devo acquisire per forza un oggetto, perché anche se non ho preso niente qui,
Ma perché si sposta così tanto? Perché anche se non, cioè anche se qui non riesco a prendere nulla, rimango punto da capo, quindi io non me ne esco da qua dentro finché non ne ho recuperato almeno un artefatto e esplorerò veramente tutto come si deve. Allora qua dietro secondo me si apre, infatti si apre, quindi prima cosa la porta. Qui forse io ho capito pure dov'è che siamo, che sto. Ok, ho capito, questo è l'altro lato. No, io non me ne vado da qui. Ok, quindi questo dovrebbe essere la piattaforma. Che cosa ha fatto? Boh, ha rialzato quella roba, il totem. Che cazzo ha fatto? Cioè, non vedo proprio un... Aiutatemi, come al solito non ci vedo il senso. Ma sul serio devo spostarlo? Non va né indietro, né avanti, né a destra, né a sinistra. Ma cosa cazzo sto vedendo, scusa? Ma spesso sta scendendo sempre di più. Prima di dire, se metto così, lo spingo avanti. Non si sposta. Quindi questo luogo qui si dovrebbe collegare con il luogo che effettivamente sta sotto questa struttura, effettivamente. Cioè, sta sotto. Sì, perché sto sopra. Cioè, ora invece devo entrare dall'altro lato dove tipo cade il macigno. Ed è sotto che devo andare, perché ho appena tipo... fatto la leva, cioè fatto, andiamo, ho appena mosso la leva. Perfetto. Ottimo. Nice. Very strong. Very struz. Ok, vai. Sembra un bambino, ma come cazzo si sposta? Ma che è? Cioè le mani proprio volano, ma cosa cazzo ho visto? Sembrava il bambino. Un bambino che si vuole accoppiare, tipo. Vabbè. Ok. Cotone appena rigenerato, subito si va a fare di color merda. Oh, intanto ora devo capire cosa è che di tanto intelligente. Che cazzo ho fatto? Ok, ho spostato questa qua, quindi io devo risalire, devo farla scendere, deve essere per forza come dico io, per forza. Però veramente a fare questo ogni 2-3 proprio stressante. Io ora ho messo la colonna sulla piattaforma. La piattaforma allo stesso tempo dovrebbe tipo abbassare quella colonna, quindi farla scendere giù. E forse in teoria così facendo ho la possibilità di abbassare totalmente la piattaforma che prima si muoveva. Mamma mia, che palle.
Poi non è finita qua, perché ora devo scalarmi un attimo la scala, mamma mia. Non è proprio agghiacciante sto gioco. Se non hai pazienza, tu non puoi giocare mai a Tomb Raider. Cioè, proprio in partenza lo dico. Se tu non hai purtroppo la pazienza, non puoi giocare a numerosi videogiochi, ma per lo più non puoi giocare a Tomb Raider se non hai pazienza. Tomb Raider richiede una persona calma come me e molto molto pazientoso come me. Cioè, nel senso, devi concentrarti e devi star scialla. Se è qualcosa, usi this, sigaretta elettronica. Not stress, not stress. In teoria ora dovrei rischiacciare il pulsante. No dai, però non mi dico, ho fatto una puttanata. No dai. Ma non si muove proprio più. Oddio, si sposta. No, ma non l'ho capita sta cosa. Devo tipo metterla qua. Ma che cazzo? No, no. Ma che cazzo è? Cioè, poi che devo fare? Devo riscendere di nuovo giù, fammici pensare, sì? Devo riscendere di nuovo giù, ma quale scopo? Mannaggia, mannaggia, fammi vedere se magari la porto qua. Sta statua di merda. Se secondo me si la devo portare. Ma che genio che so. Che cazzo è? Cioè dovrebbe andare poi qui. Fortunatamente in questo Tomb Raider c'è l'opzione, mo. C'è la possibilità che tu puoi rimanere a tenere premuto X e comunque sposta. Cosa che negli altri Tomb Raider non c'era. Io non so se con l'analogico, no. Tenendo solo premuto X. Pensavo X più analogico avanti. Ma pensavo che si era aperta. Mi stavo incazzando. Dai, che ce l'ho fatta. Io salvo perché mi scoccio di rifare tutto da capo. Solo che il problema è che ho salvato proprio quando sto coso mi sta venendo in culo. Devo stare attento. Oddio. Ah, quindi mi deve rompere le palle per tutto il viaggio. Ok, ho capito, ho capito. Importante, ragazzi, è che come me, quando arrivate a questi tipo a questi punti dei videogiochi, voi comunque avete il buon senso, vedete, cioè, tipo, non incazzarti, cioè, per questo dico, è sano non incazzarsi questi giochi. Non so che cazzo io ma devo fare contro questo. Cioè, non penso il fucile a pompa perché non ha senso. È un'anima che non trova pace.
Devo capire come forse la devo intrappolare. Forse la devo intrappolare da queste parti. Ok. Allora qui c'ho varie zone. Quella a fare non si spacca, sembra strano. Mamma mia, che coglionazzo. Quella a fare non si spacca. Vabbè, poi giusto vedere a volo di che zona si tratta, poi chiudo perché francamente vi sto mosciando proprio. Sincero. Non ti dà tre questo coso di merda. Ma cosa? Ma cosa cazzo sono invece questi barili? Ma si spaccano con qualche altra arma? Boh, non vogliono saltare in aria. Ah, quindi è qui che l'ho buttato quel coso di merda. Ma non capito se era l'anima di... Perché io avevo visto tipo un coso brutto, cioè un coso di... L'anima di un cristiano, effettivamente. Era il volto di un umano. Ma qui faccio il giro. Lì da dove sono venuto. E niente. Pompiere Sam, pompiere Croft, pompiere... Ma è strano che... Mamma mia. Molto. Aspetta. Voglio salvare un attimo qua. Non se ne può più. Osservo cosa succede una volta che... No. Ma che cazzo è successo? Che se cosa cosa diavolo sia successo? Cioè, cosa è successo? Cioè, fondamentalmente, cosa è successo? Cioè, ho sentito... una cosa che si muoveva, cioè... Boh. Allora, si chiude sta roba per poi... Cioè... Questa che zona è? Un'altra zona nuova proprio. È nuova. No, lì da dove sono venuto. Lì poi c'è il ritorno. Ci ho individuato, ci ho capito. E qui poi ci sono ste corde. Quindi io da sopra devo scendere giù. Vabbè. Salvo e chiudo. Exit. Dove è exit? Che cazzo, dove è cazzo exit? Oh. E dopo ben tipo 2 ore
trovare la strada, finalmente ne vado fiero perché ho trovato una strada e posso continuare. Comunque domani dovrebbe essere, in teoria dovrebbe essere tutto a base di Tekken, tipo un piatto di pasta, no? Che tu la prepari, no? E dici, questo è a base di, e domani la live sarà a base di Tekken come secondo, come contorno, in teoria. Cioè, mi sono scordato che cosa ho messo il sabato. Il sabato l'ho eliminato proprio, è vero, perché è un po' raro che riesco a fare le live. Comunque niente, ragazzi, io penso che posso chiudere qui la live e ci vediamo tranquillamente o domani o settimana prossima con una nuova live. Io sarò sempre qui fino alla morte. Grazie per essere passato a Forte Games 89. E bella, bro. Ci vediamo alla prossima in ogni caso.